È abbastanza problematico parlare o analizzare le possibili ragioni dei visitatori extraterrestri. Qual è il loro scopo? Quali sono le loro intenzioni? Se noi facciamo delle ipotesi sui motivi degli extraterrestri, possiamo farle solo da un punto di vista umano. Mi sembra ovvio che dobbiamo soprattutto accettare l'ipotesi che gli extraterrestri hanno una loro mentalità e una loro struttura psicologica, e che sono così diversi che i paragoni sono improponibili. Probabilmente non provano nessuna emozione nell'osservazione della civiltà umana. Probabilmente non sanno cosa sia la compassione. Non provano emozioni come la felicità. Quindi è difficile formulare delle ipotesi. Quando le navi degli alieni vengono sulla Terra, si sospendono nello spazio con un sistema che controlla ogni movimento. In diverse occasioni mi capitò di vedere sul radar il passaggio di dischi volanti. Ricordo che li avvistai anche con quattro aerei nel 1955 e capii che i dischi volanti intercettati potevano sentire cosa dicevo ai piloti, poiché reagivano alle istruzioni che davo loro. Fu il giorno in cui uno dei miei uomini mi chiamò e mi disse: «Maggiore, no, ero capitano allora. Capitano, abbiamo qualcosa sullo schermo che passa alla velocità di circa 18.000 km orari. Impossibile, niente può raggiungere quella velocità». Controllai e sì, passavano sullo schermo alla velocità di 18.000 km l'ora. All'improvviso, dopo qualche tempo, non passarono più, ma erano tutti sospesi intorno a noi e partivano e tornavano, senza che noi ce ne accorgessimo. All'improvviso erano là e all'improvviso, dopo il giro dei radar, erano spariti. Contattai sia l'ufficio operativo che la stazione di comando, ma niente, nessuno voleva credermi. Dissi: «Datemi quattro aerei e li intercetterò». A volte c'erano 20 oggetti nel radar e a volte molti di meno, e siccome c'era nebbia, molte persone in seguito dissero: «Ma si trattava di rifrazione», ma non era vero. È stato provato che non era rifrazione, che è un fenomeno meteorologico. Alle 11 c'erano quattro aerei sulla pista. Alle 11 in punto la nebbia si diradò, così ordinai ai quattro piloti di decollare. In quel momento c'erano 12 oggetti sullo schermo del radar, e quando dissi: «Potete decollare per intercettare gli oggetti volanti non identificati», 10 di loro se ne andarono. E al successivo giro del radar ne erano rimasti solo due. Uno a 10 miglia a nord del campo visivo e uno a 15 miglia a sud. Al che mandai due aerei a nord e due aerei a sud. I due aerei a nord arrivarono per primi. E io gli dissi: «Il vostro obiettivo, cioè il disco volante, è a 5 miglia di distanza, ad altitudine sconosciuta. Ce l'hai in vista?» Sparito. Arrivarono gli altri e io li avvertii: «Il vostro obiettivo è a ore 12, 5 miglia di distanza, altitudine sconosciuta, ce l'hai in vista?» Sparito. Era chiaro che mi avevano sentito. Gli alieni controllano ogni nostro movimento con i loro apparecchi tecnicamente molto più avanzati dei nostri, ma non mettono in atto alcun sistema per garantire la loro sicurezza. Questo sarebbe stato successivamente provato dalla caduta di un altro UFO in Sudafrica nel 1989. Il caso si riferisce alla caduta di un'astronave larga circa 15 metri che si schiantò nel deserto del Kalahari. Documenti ufficiali militari rivelano che il velivolo entrò nello spazio aereo del Sudafrica alle 13:45 del 7 maggio del 1989 e fu intercettato da due jet da combattimento Mirage. Poiché il velivolo non diede risposta, a uno dei piloti fu dato l'ordine di attaccare. Una volta colpito, l'UFO non poté più manovrare e si schiantò al suolo. Dopo che lo scafo era stato recuperato, venne trasportato in una base segreta dell'aeronautica. All'arrivo alla base, si scoprì che una porta era stata parzialmente aperta sul lato del velivolo. Fu portata sul posto una pompa idraulica e la porta venne forzata.
Qualche secondo dopo, due alieni vennero fuori dallo scafo, barcollando, e ci accorgemmo che uno di essi sembrava seriamente ferito. Furono trasferiti immediatamente ad un centro medico, dove un team di medici cercò di assisterli. Le autorità, che erano sul posto, entrarono nell'UFO e trovarono all'interno dei geroglifici. Geroglifici alieni, naturalmente. Oltre a vari congegni elettronici dell'equipaggiamento che furono rimossi dallo scafo. Nel frattempo, il team reclutato dall'America era arrivato sul luogo. E così il velivolo più gli alieni sarebbero stati presi a bordo di un Galaxy C5 e trasferiti alla base aerospaziale di Wright-Patterson, dove sarebbero state effettuate ulteriori analisi. Quando i militari entrarono nell'abitacolo, si impossessarono velocemente delle apparecchiature. Alcune furono considerate molto utili come potenziali armi. A bordo furono trovati anche dei geroglifici che indicavano che gli alieni avevano un sistema di comunicazione scritta. Non si sa se qualcuno degli scienziati statunitensi che se ne occuparono sia stato capace di decifrarli. Se un oggetto alieno dovesse atterrare o cadere sulla Terra, scatterebbe immediatamente l'allarme e una squadra di specialisti arriverebbe rapidamente sul posto. Questo sistema fu creato dopo l'incidente di Roswell. Squadre di intervento coordinate dagli Stati Uniti sarebbero pronte in tutto il mondo nei punti strategici. Alla NATO erano tutti interessati, generali e colonnelli, inglesi e americani. Ognuno sapeva qualcosa dell'accaduto. Io ero a Wiesbaden con una delle squadre inviate là e lavoravo con un colonnello. Un pomeriggio dovevo andare in una città vicina, non ricordo il nome. Ma prima passai in ufficio in abiti civili per prendere una cosa. Qualcuno mi disse: «Salve, maggiore, dove sta andando?» «Sto andando in città». «Cos'è quello?» E indicava un distintivo a forma di disco volante che avevo sulla giacca blu. Gli dissi: «Cosa? Quello, quel distintivo?» «Niente», replicai, «è un disco volante». Dissi: «Non è possibile, voi americani avete provato che non esistono». «Silenzio», mi disse. Poi prese il telefono. «Jack, Peter, venite giù». In men che non si dica, mi trovai di fronte cinque ufficiali, oltre a lui stesso, e parlammo per 3 ore di seguito. Bene, sapevano esattamente tutto quello che sapevo io. Sì, era una conoscenza di quello che credevo fosse un segreto. E la cosa non era affatto illegale. Sembrava tutto così naturale. Mi ritrovai a parlare per ore con i generali, non su mia richiesta. Mi chiedevano chiarimenti sull'argomento e scoprì che ricevevano da anni la mia rivista Contatti con gli UFO. Insomma, erano molto interessati, ma visto che l'opinione pubblica doveva essere tenuta all'oscuro, non potevano andare oltre. Anche se sono passati molti anni dall'inizio dell'era degli UFO, il velo di segretezza per tenere disinformato il pubblico è rimasto. Nonostante il depistaggio e la soppressione di queste informazioni, milioni di persone in tutto il mondo continuano a vedere e a denunciare l'apparizione degli UFO nel nostro spazio aereo. E molti milioni di persone ora credono nella presenza di macchine volanti extraterrestri. Loro sanno che gli UFO esistono. Io credo che in tutti questi anni il governo ha raccontato tante di quelle frottole che a un certo punto si è trovato con le spalle al muro nell'impossibilità ormai di dire la verità. L'argomento UFO in Russia viene trattato liberamente. Marina Popovic è una cosmonauta russa e un pilota da combattimento in pensione. Durante la sua carriera militare è stata premiata 2 volte con il più alto riconoscimento militare, eroe dell'Unione Sovietica. Fino a 10 anni fa la gente scherzava su questo argomento, mentre ora l'atteggiamento verso gli UFO è nettamente più cauto, anzi direi più positivo. Tant'è vero che la maggioranza, cioè l'80%, crede nell'esistenza di una intelligenza extraterrestre che in qualche modo cerca di stabilire un contatto con noi. Sia i cosmonauti che i piloti sono più disponibili a raccontare dei loro contatti con gli UFO. Nelle stazioni radar, precise istruzioni impongono di registrare e di scrivere ogni cosa che si vede e che si sente sui voli spaziali. E tutti gli avvistamenti di oggetti non identificati vengono registrati e analizzati da un'apposita equipe.
Tutte le persone coinvolte nell'inchiesta ufologica dovrebbero pubblicare i loro studi e le loro scoperte. Perché tenere segreta una ricerca che non può che essere vantaggiosa e a cui tutta l'umanità potrebbe partecipare? Al centro ricerca UFO abbiamo computerizzato una banca dati con più di 75.000 rapporti, di cui, cosa molto interessante, gli ultimi vengono dalla bellezza di 133 paesi. E quando si comincia a fare l'elenco dei paesi, sembra di sentire l'appello alle Nazioni Unite. La cosa più importante non è tanto il numero dei rapporti, che in sé non significa molto, ma la qualità e l'attendibilità delle varie testimonianze. Molte di esse, infatti, sono state rilasciate da persone degne di assoluta attendibilità. Persone con un alto addestramento tecnico, come controllori del traffico aereo, piloti civili e militari. Finalmente siamo al dunque. Visto il livello e la preparazione degli individui che affermano di aver visto gli UFO, non possiamo continuare a definirli dei visionari. Essi hanno realmente visto qualcosa. Alan Hynek era un astronomo come me. Il suo bagaglio culturale è molto simile al mio. Fu per molti anni professore di astronomia esattamente come me. Tra le altre cose, disse che la ricerca sugli UFO ci avrebbe portato contro ogni previsione alla scienza del XXI secolo. Come Hynek, ho cercato di ridimensionare la realtà del fenomeno UFO e, come lui, sono giunto all'opposto. Le forze aeronautiche hanno giocato un ruolo molto importante nell'indirizzare l'atteggiamento del popolo americano riguardo agli oggetti volanti non identificati. E ora incontriamo Robert Emenegger, autore e produttore cinematografico, e Paul Sharty, ex capo della sicurezza del programma audiovisivo della base aerea di Norton. Benvenuti. Signor Emenegger, quando ha cominciato ad occuparsi di UFO? Nel 1973 ero vicepresidente dell'agenzia di pubblicità Gray e andai a Norton per raccogliere del materiale di uno special televisivo sul Dipartimento della Difesa. L'argomento degli UFO venne fuori mentre si stava discutendo di un documentario televisivo. Paul mi parlò dell'atterraggio di un velivolo alieno alla base aeronautica di Holmen 3 anni prima. Signor Sharty, che cosa vide? Un filmato di 3 velivoli a forma di disco. Uno atterrò, 2 se ne andarono. E perché atterrò? Sembrava avere dei problemi perché oscillava in modo strano, ma è riuscita ad atterrare. Poi si è aperta una porta scorrevole dalla quale è uscita una rampa fino al suolo e sono venuti fuori 3 alieni. Davvero? E come erano? Erano di dimensioni umane, con una carnagione grigio-bluastra, nasi pronunciati e indossavano delle tute molto strette. In testa avevano un enorme congegno, una specie di sistema di comunicazione, e nelle mani avevano un traduttore. Il comandante e gli scienziati della base andarono ad incontrarli. Lei ha veramente visto gli alieni nel film? Sì. Avevamo scelto questo film come finale per il nostro special televisivo. Davvero? E lo avete trasmesso? C'era stata una totale cooperazione da parte del Pentagono, ma all'ultimo minuto il filmato è stato requisito. Così noi perdemmo il nostro finale. Ma io ho visto e sentito abbastanza per essere convinto che gli UFO esistono. Signor Shuttle, che cosa le dissero i suoi superiori? Che era un falso e che l'aeronautica l'aveva comprato come materiale didattico. Sembra abbastanza plausibile. Allora avrei dovuto averne una copia, perché il mio lavoro era proprio quello di selezionare il materiale audiovisivo. C'è qualche altro motivo per cui, secondo lei, quel film non era una finzione? Sì, era tutto troppo reale. Le persone che stavano girando il film erano rappresentanti dell'aeronautica. Fortunatamente per noi, proprio quel giorno stavano filmando un test di accelerazione. Peccato, ci sarebbe piaciuto vedere quel film. Grazie per essere stati con noi stasera. Abbiamo incontrato Bill Moore. Fra poco parleremo anche con Jamie Chandra, un produttore e direttore televisivo. 6 anni fa cominciarono ad avere contatti con agenti governativi sugli UFO e hanno raccolto un'enorme quantità di informazioni sul programma del governo. Benvenuti. Bill, come sono cominciati i contatti? Dopo una trasmissione radiofonica a cui avevo partecipato, un uomo mi chiamò e mi disse: lei è l'unica persona che ha parlato di questo argomento in modo coerente. Mi convinse che era un agente governativo del servizio segreto e che voleva diffondere tra il pubblico informazioni sugli UFO. Lei parla di Falcon, la cui voce abbiamo sentito contraffatta per proteggere la sua identità. Esatto. Il materiale che ricevevo da Falcon era così incredibile che non pensavo di farcela da solo. Così mi sono unito a Jamie. Nel giugno del 1982 Falcon ci parlò dell'MJ-12. Le funzioni dell'MJ-12 erano quelle di un gruppo politico che si occupava di attività extraterrestri e contatti con UFO negli Stati Uniti.
Questo gruppo politico ottenne l'approvazione presidenziale. Un ramo militare applicava le decisioni dell'MJ-12. Come ha ottenuto i documenti su questo gruppo? Mi vennero spediti in una busta che conteneva l'ordine esecutivo del presidente Truman di istituire l'MJ-12 e un documento per il presidente Eisenhower per informarlo dell'incidente Roswell e del ritrovamento di corpi alieni. Poi sono arrivate cartoline spedite dalla Nuova Zelanda, dove c'erano scritti degli indovinelli. Uno degli indovinelli, ad esempio, era: per un look di stile vai da Sweetland. Questo ci ha portato al deposito nazionale di Sweetland, nel Maryland, dove abbiamo scoperto e consultato dei documenti top secret. Questo ci ha portati al documento Cutler Twining. I nostri incontri con lui erano segreti. Aspetti un attimo. Indovinelli, cartoline, parole in codice, incontri segreti. Non avete mai pensato a uno scherzo? Sì, certo, ma ogni volta c'era una prova che ci convinceva. Secondo voi l'MJ-12 esisteva davvero? È molto difficile averne le prove, perché nessuna agenzia governativa ammetterebbe pubblicamente di conoscerne l'esistenza. Ma se non ne avete le prove, come potete esserne certi? Lavoriamo con degli esperti per verificare i documenti, ma la cosa più importante è che sono aumentati i contatti con Falcon e con altre 9 agenzie governative. E sono attendibili? Ci siamo incontrati con loro e abbiamo controllato le credenziali. La posizione di Falcon, ad esempio, gli dava accesso alle infrastrutture dell'MJ-12. Ascoltiamo le sue parole. L'MJ-12 era un gruppo di persone all'interno del governo ed è stato creato dal presidente Truman agli inizi degli anni 50. La sua funzione era quella di investigare sugli UFO e di verificare l'attendibilità delle informazioni. Parte del lavoro del gruppo era scientifico, ma lo scopo principale di tutta la struttura era quello di controllare le informazioni sugli UFO e verificarne la provenienza. Gli scienziati dovevano analizzare le informazioni in modo da far avanzare la nostra tecnologia. Ne facevano parte funzionari governativi e funzionari del servizio segreto, che però sono assolutamente muti sulle attività dell'MJ-12. Questi funzionari includono il presidente, il vicepresidente, il direttore del servizio segreto centrale, il direttore dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale e vari altri. L'MJ-12 ha sede a Washington DC. La Marina degli Stati Uniti ha la primaria responsabilità operativa e strategica riguardo alle attività dell'MJ-12. Tutte le informazioni raccolte circa queste attività, non necessariamente dal personale della Marina, sono mandate alla Marina per essere analizzate. Altre agenzie governative forniscono informazioni all'MJ-12 attraverso un progetto segreto conosciuto come Progetto Aquarius. MJ-12 seleziona il personale all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale, lo staff presidenziale, le unità del servizio segreto della Casa Bianca, l'Agenzia di Sicurezza Nazionale e quella centrale, e il servizio segreto della difesa. Tutto avviene sotto il controllo della più stretta sicurezza nazionale. L'incredibile complessità dell'organizzazione dell'MJ-12 ci fa capire l'importanza che le alte sfere del comando attribuiscono alla questione degli UFO e al mantenimento della loro segretezza nei confronti dell'opinione pubblica. Signori, vi ringrazio. Dopo lo scoppio della prima bomba atomica, furono fatti molti controlli sull'ambiente e sui soggetti umani per stabilire il grado di contaminazione provocato. Fino a quel momento non erano conosciuti gli effetti della contaminazione a lungo termine. Qui, nel Nuovo Messico, la base militare chiamata Roswell diventò il centro dell'attenzione il 2 luglio 1947, quando Bill Brazel, un contadino, trovò un velivolo a forma di disco che era caduto sul suo terreno. I militari, arrivati sul posto, trovarono i rottami scagliati su una vasta area e rapidamente isolarono la zona. Furono trovati 4 corpi di umanoidi che erano stati proiettati fuori dal velivolo.
Nella base di Roswell era a distanza il 509° gruppo bombardieri, l'unico gruppo di bombardieri atomici allora esistente. Il maggiore Jesse Marcel, un ufficiale dell'Intelligence Army, fu assunto per le operazioni di recupero e chiese a Walter Holt, l'ufficiale delle relazioni dell'arma, di emettere un comunicato stampa per i vari mass media. Mi chiese di preparare un comunicato stampa con tutte le informazioni principali, comunicatemi per telefono, e di recapitarlo al più presto ai vari giornalisti che gestivano i quattro notiziari, cosa che feci all'istante. L'articolo fu pubblicato sul giornale locale. Le notizie furono preparate anche per essere trasmesse dalla radio locale, ma Judd Roberts, il manager della stazione radio, fu avvertito di non mandarlo in onda. Il problema l'abbiamo avuto la mattina seguente, quando alcune persone che credevamo amiche, probabilmente dell'ufficio di Clinton Anderson, ci telefonarono da Washington e ci dissero: voi siete in possesso di informazioni particolari. Bene, sappiate che non devono essere pubblicate per nessuna ragione, neanche un accenno. In caso contrario, la vostra licenza potrebbe essere in pericolo. Quindi vi consigliamo di non farlo. E aggiunse: quando dico in pericolo, intendo pericolo immediato. Furono fatti i preparativi per il trasporto dei rottami. Robert Shirkey fu testimone del segreto manipolato dai militari. Arrivarono di fronte all'ingresso principale in fondo al corridoio e corsero verso la rampa per salire sull'aereo. Quelle persone dovevano far parte dell'equipaggio del disco volante, come si diceva allora. Oggi diciamo UFO. È stata come un'apparizione. Sì, è l'unica cosa che ricordo, un'immagine rapidissima di quella gente come un flash. Il colonnello Blanchard, per togliersi dalla loro traiettoria, indietreggiò verso l'uscita dell'ufficio dei poliziotti e io, avvicinandomi a lui, gli dissi: colonnello, si faccia da parte, voglio vedere anch'io. Su istruzione del Pentagono, Thomas Jefferson Dubose e il generale Ramey crearono una storia di copertura dicendo che l'oggetto caduto era un pallone sonda. È vero, lo utilizziamo così per stimolare la curiosità della stampa. I rottami furono caricati su un aeroplano e portati per sicurezza alla base aerea Wright-Patterson. Il pilota tenne il segreto per diversi anni. Gli dissi: perché hai aspettato tanto tempo? E lui mi rispose: non credevo che me l'avrebbero pubblicato. Erano anni che volevo parlartene, ma non trovavo il coraggio. Disse: devi assolutamente leggere questo articolo, perché è una storia vera. E io lo so per certo che è una storia vera, perché sono io il pilota che portò il relitto dell'UFO a Dayton, Ohio. La base aerea di Wright-Patterson era considerata il centro di ricerca tecnologicamente più avanzato degli Stati Uniti. I rottami di Roswell furono smantellati per essere analizzati. L'argomento fu considerato di tale importanza che gli ordini vennero direttamente dal presidente Truman. Sotto la protezione della CIA, Truman creò un gruppo chiamato Majestic 12 per gestire e coprire ogni informazione sugli UFO. Il presidente Truman diede il compito di gestire il fenomeno UFO solo ai politici e militari di più alto grado. Wendell Stevens era tenente colonnello del Dipartimento Investigativo dell'Aeronautica Militare Americana ed ora è uno studioso degli UFO. Ora gli Stati Uniti avevano un veicolo extraterrestre e dei veri alieni nelle loro mani, solo che non sapevano quando sarebbe arrivato il prossimo, da dove erano venuti e che cosa fare con quella gente. Un mucchio di domande senza risposte. Inoltre gli Stati Uniti erano nel caos amministrativo perché stavano uscendo da una guerra economica, passando da una struttura di comando industriale di tipo militare a una struttura civile. Ma i militari erano ancora al comando e volevano mantenere il controllo del potere finché non avessero capito che cosa stesse succedendo. Ricordo che allora il nostro segretario di Stato era il generale Marshall, un generale a 5 stelle. E così, dicevo, i militari nominarono una rappresentativa del complesso industriale militare che essi controllavano.
generali, ammiragli e alcuni scienziati che avevano lavorato con loro nella preparazione del piano industriale. Questi uomini erano designati a unità operative che si prendevano cura degli eventi che accadevano. E qualcosa successe. Un anno più tardi, il 25 marzo 1978, no, cosa dico, 1948, ci fu un atterraggio forzato di un oggetto volante che era stato seguito dal radar in modo che si sapesse dove sarebbe atterrato. Fu così possibile raggiungerlo in elicottero in meno di un'ora. Si registrò ciò che era successo e fu messo subito in azione il piano elaborato dalla rappresentativa del complesso industriale militare. Tutti i generali, gli ammiragli, gli avvistatori e gli scienziati furono contattati e fu loro ordinato di recarsi alla base nel Colorado, dove furono prelevati e portati sul posto dell'atterraggio. Tutta questa gente doveva arrivare sulla scena per vedere di persona come fosse un veicolo alieno e per avvisare direttamente il generale Marshall. Ricordo che il generale stava controllando la cosa per telefono da postazioni distanti. Quando un'operazione è così grande, non puoi avere tutto sotto controllo. Noi scoprimmo che il proprietario del terreno dove il veicolo era atterrato era stato rinchiuso nella sua casa con la sua famiglia. Furono tenuti lì per 4 giorni. Non gli era permesso di uscire. Intanto erano state bloccate tutte le strade circostanti, chiuso ogni accesso. La gente che abitava nei dintorni non capiva il perché di certe operazioni. Ora, se questo non fosse mai successo, sarebbe rimasto tutto segreto. Invece abbiamo trovato delle prove concrete che qualcosa di strano era accaduto e che questi avvenimenti si erano realizzati. Poi incontrammo persone che avevano osservato il recupero del velivolo da lontano e che avevano visto le unità operative spostarsi attraverso le strade di campagna con mezzi militari dirigendosi verso Los Alamos. Forti di questi indizi, scovammo altri testimoni, tutte persone costrette al silenzio dai loro superiori per il fatto di aver partecipato a quegli eventi. Solo pochi erano disposti a parlarci, ma a condizione di rimanere nell'anonimato per paura di rivalse. Infatti, in caso di violazione, sarebbe stata sospesa ogni indennità, avrebbero subito ogni sorta di sanzione, potevano addirittura essere imprigionati. Insomma, si trattava di una vera e propria rappresaglia. Attraverso la segreteria di Stato del generale Marshall fu intensificato il controllo delle notizie sugli UFO. Si sviluppò una più stretta collaborazione tra i militari e il Majestic 12. Virgil Armstrong fu ufficiale dell'Intelligence Service e lavorò a incarichi di alto livello con la CIA. Si ritirò con il grado di maggiore. Ricevetti dei documenti che attestavano l'atterraggio di un UFO nel mezzo di White Sands, nel Nuovo Messico, che questo oggetto era inerte e sotto sorveglianza e che ci sarebbe rimasto finché non si fosse capito se era ostile o amichevole. Poi si scoprì che era amichevole e che gli occupanti erano morti. Quando salimmo a bordo trovammo 5 cadaveri di taglia minuta, saranno stati alti circa 1 metro, 1 metro e 10. Il più alto sarà stato non più di 1 metro e 20. 2 di loro dovevano essere ufficiali di comando, perché sulle spalle avevano delle mostrine. Lì per lì avemmo la sensazione che fossero tutti maschi. Quando tornammo in volo a Wright-Patterson per sottoporli a vari tipi di analisi, l'autopsia confermò la nostra prima impressione. Dalle descrizioni fornite da molti testimoni, sappiamo che gli alieni avevano occhi grandi, naso e bocca molto piccoli. Erano alti 3 piedi e 6 pollici, circa 1 metro, ed erano privi di peli in tutto il corpo. Il presidente Truman avrebbe ordinato di mantenere il massimo segreto dopo la cattura di un alieno vivo che era precipitato con un UFO.
Ora, dobbiamo tenere presente la posizione degli Stati Uniti a quell'epoca. Si sentivano fieri di essere la nazione più potente della Terra. Avevano prodotto la bomba atomica, avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale. Nell'ottobre del 47 avevano realizzato l'aereo a reazione. Avevano costruito bombardieri che avevano una lunga autonomia, in grado di trasportare ordigni dagli effetti devastanti. Ora, immaginate la reazione dei governanti quando nel 38, in seguito alla trasmissione radiofonica di Orson Welles, La guerra dei mondi, migliaia di americani furono presi dal panico, credendo di essere realmente attaccati dagli extraterrestri. E immaginate l'orrore quando videro davvero i corpi morti degli alieni. E immaginate ancora il loro shock quando, cercando di capire il funzionamento dei dischi volanti, scoprirono che nei resti del relitto recuperato non c'erano tracce dei componenti che si aspettavano. Niente cilindri, niente pistoni, né propellenti, né tubi di aspirazione. Solo quando si capirà pienamente l'impotenza schiacciante che il governo si trovò a fronteggiare nell'estate del 47, si comprenderà il suo ostinato bisogno di una totale e assoluta copertura, anche a costo di ricorrere a sistemi poco ortodossi. Considerando che gli avvistamenti UFO erano sempre più frequenti, fu deciso di creare un progetto chiamato Blue Book, che aveva il compito di evitare che venissero divulgate queste notizie e di diffondere un'atmosfera di ridicolo attorno all'argomento UFO. Il professor Joseph Allen Hynek, scomparso nel 1986, è stato il più eminente scienziato che si è occupato degli UFO e fu consulente scientifico dell'aeronautica militare statunitense sugli UFO. Sì, conosco il loro compito. Gli era stato detto di non spaventare il pubblico, di non smuovere le acque. E l'ho sperimentato con i miei occhi. Quando si trovano di fronte a un evento che non sono in grado di spiegare, e ce ne sono parecchi, fanno il punto della situazione escludendo i media. Sì, è così. Quando gli avvenimenti sono molto difficili da spiegare, essi fanno letteralmente i salti mortali per lasciare fuori i media. È questo il loro compito, per giusto o sbagliato che sia, evitare che la gente possa restare sconvolta. Secondo alcune testimonianze, nel 1948 fu catturato un alieno vivo dopo che un UFO precipitò in America. Esso si sarebbe rifiutato di comunicare per un anno. Gli venne dato il nome di EBE, sigla di Entità Biologica Extraterrestre. Più tardi, EBE cominciò a comunicare e fornì dettagli sul suo pianeta. Aveva un grosso visore di cristallo che apparentemente collegava telepaticamente la sua mente a quella degli altri della sua razza. Egli era anche in grado di vedere nel passato con tale strumento. Su richiesta degli alieni fu organizzato un incontro con il presidente Eisenhower nel 1954. Ebbe luogo sotto stretta sorveglianza in un posto segreto. In questa riunione ci furono negoziati per consentire la presenza degli alieni sulla Terra. Eisenhower disse agli alieni che il mondo non era ancora pronto per loro. Eisenhower fu testimone della dimostrazione del potere tecnologico alieno a Mirac Tria Lake, che oggi si chiama Base Aeronautica Edwards. Ritengo che sia stato fatto un patto per cui, in cambio di armi e di alta tecnologia, gli uomini non avrebbero rivelato la loro esistenza. Eisenhower adottò un comportamento tipicamente militare, come nessun altro presidente avrebbe saputo fare. In sostanza, permise che il potere dell'ufficio esecutivo sfuggisse di mano al presidente, per finire al MJ-12, che faceva capo ai servizi segreti. Il presidente non aveva un livello di autorizzazione sufficientemente alto per sapere cosa stava succedendo. Faccio notare che sopra al top secret c'erano altri 38 livelli di autorizzazione. Eisenhower fu l'ultimo presidente a essere stato informato sul programma degli UFO. Ciò suscitò lo sdegno di chi stava al potere, militari e intelligence. Da quel momento nessun presidente ha più avuto il livello di autorizzazione necessario per sapere tutto ciò che gli succede intorno. Si sa che ci sono gli alieni, si sa che sono stati recuperati dei velivoli e si sa che il potere cerca di impadronirsi della loro tecnologia. Ma ci sono tante altre cose di cui sono a conoscenza solo 25 persone in tutto il mondo.
La tecnologia è avanzata rapidamente negli ultimi 50 anni, come si può vedere in tutto il mondo, ma in località segrete la verità sul progresso è tenuta ben nascosta all'opinione pubblica, con strette misure di sicurezza. In una di queste località fu costruito il bombardiere Stealth. Questo velivolo sarebbe l'unico a poter volare senza essere rilevato in zone protette dai radar, quasi senza fare rumore, per compiere ogni manovra si presenti necessarie. La tecnologia usata per produrre questo velivolo è talmente più avanzata di quella tradizionale da fare sorgere una domanda: da dove proviene? In una zona off-limits del deserto del Nevada, denominata Area 51, il governo degli Stati Uniti starebbe conducendo esperimenti segreti. E vi vengono avvistate regolarmente luci molto brillanti che compiono acrobazie aeree altamente superiori alla capacità dei velivoli da noi conosciuti. Sembrano essere controllate da un'intelligenza superiore. Gli avvistamenti di UFO non sono la sola cosa che accade in certe zone del deserto del Nevada. Il reporter e investigatore privato Tony Pelham ha trascorso intere nottate in giro per il Nevada a vedere mucche mutilate, strane luci in cielo e ostili guardie prive di cartellino di riconoscimento. The desert up there is full of troops in camouflage uniforms. Il deserto laggiù è pieno di truppe in uniforme mimetica, portano degli M16 e non hanno alcun cartellino di riconoscimento. Non sono dell'aeronautica, non sono dell'esercito, non hanno alcun genere di distintivo. E ci è mancato davvero poco, stavano per arrestarmi una o due volte. Ho trovato che fosse davvero insolito, ho sentito le più strane teorie riguardo a questi uomini. Ma loro sfidavano me e io sfidavo loro. Quando si avvicinavano mi chiedevano: cosa stai facendo qui? E io rispondevo: cosa state facendo voi qui? Questo è territorio libero. Stavo ronzando intorno a una zona proibita. La mia opinione è che il governo nasconda qualcosa che è molto più protetto dello Stealth o dell'U2, qualcosa di clandestino. Non so se ci sia una base sotterranea aliena, non so se siano UFO o extraterrestri. So solo che hanno un apparato di sicurezza molto maggiore di quello che si vede abitualmente attorno a qualsiasi tipo di installazione militare. E non capisco perché le guardie in uniforme non abbiano alcun distintivo. E quando gli ho chiesto: siete dell'aeronautica o dell'esercito? Non ho avuto risposta. Vi dicono solo di lasciare la zona. Alla fine mi hanno fermato e hanno chiamato il distretto di polizia della contea di Lincoln in ben tre differenti occasioni. E ogni volta hanno riempito dei fogli su di me e mi hanno ingiunto di non avvicinarmi più alla zona. L'ultima volta con il pretesto che non avevo niente da fare vicino a un'installazione militare. Io ho spiegato che non ero nemmeno a un miglio dalla base, che mi trovavo su un territorio libero. Alcuni mesi dopo, sei mesi dopo, mi avvicinai al ranch Medlin a riprendere un Blazer, uno dei loro furgoni fantasma. Non mi ero mai arrischiato troppo a ridosso della zona protetta, ma a volte ci sono andato vicino. Al mio ritorno ad Alamo, lo sceriffo chiese di vedermi, riempì un'altra pila di documenti e in modo molto formale mi disse: Mr. Pelham, questa è l'ultima volta che l'avvisiamo. La prossima volta, e parlo a nome dei miei superiori, se lei ritorna su questa strada e si avvicina nuovamente alla base, lei va dritto in prigione. In un'occasione in particolare ho avuto una strana esperienza con delle luci che sembravano essere inizialmente molto lontane, ma che poi in pochi secondi furono proprio sopra di me. E pensare che non mi sono mai recato lì con una macchina da ripresa, non mi sono mai rivolto alla stampa o a investigatori per riferire che avevo visto un UFO. Io non so cosa ho visto quella notte. Poco tempo dopo, mentre stavo tornando indietro, un Blazer mi si avvicinò da una strada laterale. Ne uscirono i militari in uniforme mimetica con i loro M16 e mi chiesero come mai stavo ritornando da un'installazione militare. Risposi che me ne stavo lì, da solo, seduto nel deserto. Replicarono: a fare cosa? E io: sto guardando le strane luci. E loro: quali strane luci? Quali luci? Noi non vediamo nessuna luce. Una delle più interessanti storie di UFO ebbe inizio nel luglio 1947 nel New Mexico. Con me ci sono Bill Moore, coautore dell'incidente Roswell, e il fisico nucleare Stanton Tim Friedman. Entrambi hanno fatto delle lunghe ricerche su questo caso. Bill, quante persone furono coinvolte in questo caso? Abbiamo circa 100 testimoni.
Uno dei più importanti era Bill Brazel. Il padre di Bill era l'amministratore del territorio dove accadde questo incidente. Sembra che nella zona un UFO ebbe una avaria in seguito ad una tempesta. Il giorno dopo Brazel andò a cavallo per controllare i danni alla proprietà e rinvenne i rottami di un'astronave sparsi per quasi mezzo miglio. I cadaveri erano stati trovati a un paio di miglia da lì. Aspetti un attimo, quali cadaveri? Cadaveri di alieni, chiamati entità biologiche extraterrestri, o se volete EBE. Secondo alcune testimonianze, erano senza capelli, con la testa grande e indossavano una tuta grigia senza cuciture, che somigliava alla pelle umana. Secondo noi, devono avere lasciato l'apparecchio per mezzo di dispositivi di espulsione. Intervenne l'aeronautica, portando via i cadaveri per poi eseguire l'autopsia. Queste informazioni mi sembrano preoccupanti. Mi dica la verità, che cosa è stato realmente verificato? Sappiamo di sicuro che una nave spaziale esplose. Alcuni cadaveri furono trovati e portati via insieme ai rottami. Possiamo dimostrare che la storia è stata insabbiata molto velocemente ed è stata classificata come top secret. I dischi volanti esistono, questa è la verità. La prima persona mandata dalle forze aeronautiche sul luogo dell'incidente per investigare fu il maggiore Jesse Marcel. E ora incontriamo il figlio del dottor Marcel, che al tempo dell'incidente aveva 12 anni e non l'ha mai dimenticato. Benvenuto, signor Marcel. Grazie per essere con noi stasera. Buonasera. Buonasera. Ci parli di quando suo padre tornò a casa dal luogo dell'incidente. Dopo aver investigato sul luogo dell'incidente, mio padre tornò a casa con la macchina carica di rottami e sia io che mia madre lo vistammo fra questa roba. Tra l'altro c'era un frammento in lega simile ad una lamina. Era di metallo come il rivestimento di un aeroplano, ma non somigliava a niente che io abbia mai visto. C'era anche una trave a forma di circa 30 cm di lunghezza e un metro di larghezza. E sulla superficie interna c'erano dei simboli che somigliavano a geroglifici egiziani. L'aeronautica come ha spiegato l'incidente? Ha detto che era precipitato un pallone sonda. Suo padre ha creduto a questa versione? No, non ci ha creduto affatto. Era convinto che fosse un tentativo di insabbiamento. Che fine hanno fatto i rottami? Sono stati portati via e non li abbiamo più visti. Dove li hanno portati? Alla base di Carson, a Fort Worth, Texas. Dottor Marcel, anche se era molto giovane, lei ha visto e toccato quel materiale di persona. Che cosa pensa del caso Roswell? Tenevo quella materia fra le mie mani. Certamente non era qualcosa di questo universo. Quello che penso è che noi non siamo soli. Grazie, signori. Se questa storia è vera, dobbiamo riflettere sul ruolo del governo nell'intera vicenda degli UFO, perché vuol dire che il governo conosce la verità da più di 40 anni. Il primo resoconto di un disco volante precipitato in seguito a un incidente risale a luglio del 1947 a Roswell, nel New Mexico. Il comunicato fu scritto e riportato alla stampa dall'ufficiale responsabile dell'informazione pubblica della base, il tenente Walter Holt. Holt aveva avuto ordini dal suo superiore, il comandante della base aerea di Roswell, il colonnello William Blanchard. Ricevetti una telefonata dal colonnello Blanchard che mi dettò, non proprio le parole, ma i punti salienti del ritrovamento del disco volante. Del fatto che probabilmente erano in possesso di alcune parti dello scafo. Chi era andato a vedere? E cosa ne sarebbe stato fatto? Scrissi il comunicato stampa in base a quello che Blanchard mi aveva detto al telefono. Il proprietario di una fattoria aveva portato dei frammenti, o aveva detto allo sceriffo che aveva trovato dei frammenti, e un ufficiale della base era stato inviato al suo ranch a prendere il materiale. Il maggiore Marcel era l'ufficiale che doveva consegnare il materiale al generale Remy, che era il nostro diretto superiore e che si trovava presso la sede centrale dell'aeronautica. Secondo una ricostruzione assai fedele dei fatti di Roswell, i frammenti furono portati dal maggiore Marcel a casa sua a Roswell, nella stessa strada dove abita Walter Holt. Questa volta i camion carichi dei rottami furono portati in un hangar e l'edificio venne posto rapidamente sotto sorveglianza armata. Mi recai normalmente al lavoro, nell'edificio dove abitualmente ci occupavamo della linea aerea.
e più tardi mi recai all'edificio dove teniamo immagazzinati i kit di volo, una routine di tutti i giorni. Ma quel giorno in particolare trovammo davanti alla porta un agente armato che non ci permise di entrare. Cosa c'era nell'hangar o perché non ci fosse permesso di entrare non fu mai spiegato. Non ci si consentiva l'accesso a un edificio dove andavamo regolarmente almeno 3 volte alla settimana. Avevamo ovviamente del materiale top secret, dato che ci occupavamo di equipaggiamento atomico, e le nostre credenziali ci consentivano di entrare dovunque alla base. Tuttavia, quel giorno non ci fu consentito di entrare nell'hangar. Dopo tanti anni, pochi testimoni sopravvivono all'incidente di Roswell del 1947. Fra questi, alcuni vicini di Mac Brazel, che ricordano Brazel che andava da loro per mostrare i pezzi dello strano materiale trovato nel deserto di Corona. Si tratta di testimonianze inedite. Nel 1947, penso fosse il 1° di luglio, Mac venne da noi con qualcosa che sembrava balsa, che aveva trovato alla fattoria. Voleva che anche noi andassimo a vedere, ma non avevamo né il tempo né i mezzi per farlo. Gli consigliamo però di portare il materiale a Roswell e di mostrarlo a qualcuno. I militari si fecero quindi accompagnare da lui sul luogo del ritrovamento e poi riportarono Mac nuovamente a Roswell, dove fu trattenuto per diversi giorni mentre stavano ripulendo il luogo del ritrovamento. Gli dissero che quello che aveva trovato era un pezzo di pallone sonda meteorologico. Brazel reagì. Se avesse ancora trovato qualcosa del genere, certo non lo avrebbe più riferito alla polizia. Il frammento che ci fece vedere aveva le dimensioni di una matita, era lungo circa 10-11 centimetri ed era scuro, simile a quella che oggi chiamiamo plastica. Non si riusciva a tagliare o a bruciare o a scalfire, era molto duro. Era molto leggero, così sembrava. Mac disse che l'altro materiale che aveva trovato era come una specie di foglio di alluminio. Affermò che si poteva accartocciare, ma che poi tornava liscio, non rimaneva sgualcito, si stendeva nuovamente. E disse che non aveva potuto prenderne neanche un pezzo perché non era riuscito a tagliarlo. Gli abbiamo detto che probabilmente si trattava di un UFO o un disco volante e che avevamo sentito dire in giro che c'era una ricompensa per chi trovava quelle cose, o almeno così pensavamo. Credo che gli abbiano detto di starsene zitto, non so, ma lui non lo fece. Disse che se avesse trovato qualcos'altro del genere non lo avrebbe portato a nessuno. Penso che fosse un po' arrabbiato per il fatto che lo avevano trattenuto. Anche un'altra vicina, Marian Strickland, ricorda la visita del suo amico, il rancher Mac Brazel. Venne da noi dopo l'incidente. Era stato umiliato e trattenuto per diversi giorni. Era una persona affidabile e sicura, un uomo sincero. Penso che fosse ansioso di dividere quell'esperienza con i suoi vicini per rassicurarli che non era impazzito. Quando venne a stare qui ad occuparsi del bestiame, Mac era solo e viveva al ranch che dirigeva. Sua moglie viveva ad Alamo Gordo. Mac veniva di tanto in tanto a trovare gli uomini della mia famiglia. All'epoca del ritrovamento si trovava nel recinto del bestiame. Anche mia figlia, i miei 2 figli e mio marito erano lì e videro il materiale. Mia figlia sostiene che quella specie di foglio metallico poteva essere accartocciato e poi tornava nuovamente della sua forma originaria. Mac ci raccontò di come l'avessero trattato male quelli dell'esercito. Era disgustato dall'umiliazione e dal fatto di essere stato fermato senza alcun motivo. Aveva avuto fiducia in loro e lo ripagarono molto male.
Disse che lo misero in prigione. Disse che se avesse trovato di nuovo qualcosa del genere, non gliel'avrebbe mai fatta vedere. I servizi segreti avevano già dato inizio alla campagna di controinformazione. Sentiamo la testimonianza di Phyllis McGuire, la figlia dello sceriffo George Wilcox. Anche lei ricorda il giorno in cui Brazel si recò alla stazione di polizia del padre con il materiale trovato nel suo ranch. Mi disse che Mac Brazel era andato per fare rapporto su un disco volante e io gli chiesi se lui ci credeva e lui rispose di sì, perché altrimenti sarebbe andato nel suo ufficio a raccontargli una storia del genere. Aveva con sé del materiale che non sapeva cosa fosse. E disse che aveva mandato degli agenti laggiù, che avevano visto delle cose strane. Avevano visto il recinto del bestiame e dentro c'era del materiale. Poi avevano visto una chiazza di erba bruciata, grande come un campo da football. Anni dopo mia madre mi disse che l'aeronautica chiese loro di non fare parola di ciò che era successo. E cambiarono la storia che la stampa aveva inizialmente riportato, dicendo che quello che era stato rinvenuto era una sonda meteorologica. E disse che c'erano anche dei corpi, oltre all'oggetto non identificato. Sì, c'erano dei corpi. Ma l'aeronautica bloccò le indagini che mio padre stava facendo. Particolare a conferma della presenza di corpi di alieni viene dall'impresario di pompe funebri di Roswell, Glenn Dennis. Dennis ha rifiutato di fornire dichiarazioni, ma ci ha consentito di presentare i disegni eseguiti durante le autopsie degli extraterrestri. I disegni furono realizzati da un'infermiera che lo aiutò a comporre i cadaveri per conto dell'aeronautica. Maggiori dettagli su ciò che realmente successe a Roswell sono presenti nel libro UFO Crash at Roswell. Si tratta del rapporto più completo sugli avvenimenti del 1947. Gli autori sono l'ex ufficiale dei servizi segreti dell'aeronautica Kevin Randall e Don Schmidt, direttore delle indagini speciali per conto del centro Joseph Allen Hynek per gli studi sugli UFO. In pratica abbiamo voluto aprire una nuova indagine su ciò che successe a Roswell. Capivamo che il tempo stava passando, che i testimoni sarebbero presto scomparsi, così come i loro ricordi dell'accaduto. Siamo tornati dunque a interrogare ancora una volta i vecchi testimoni. Li abbiamo ascoltati e poi abbiamo cercato altre persone che avvalorassero ciò che già sapevamo su Roswell. Cosa avete scoperto? Li abbiamo trovati. Abbiamo trovato altri testimoni militari, gente che aveva ulteriori informazioni, piloti che avevano effettuato il trasporto del materiale, gente che aveva visto qualcosa di strano, piccole informazioni e dettagli che quando sono stati assemblati ci hanno fornito un quadro chiaro di quello che è esattamente accaduto a Roswell nel 1947. Tutte le nostre prove, sfortunatamente, si reggono sui racconti della gente. Non abbiamo frammenti dell'oggetto, ma mettendo insieme tutti i tasselli e le testimonianze, ne emerge un caso davvero unico.
Una delle testimonianze più incisive resta quella di Bill Brazel, il figlio dell'uomo che trovò i rottami. Era stato presente ad alcune fasi del ritrovamento, aveva scovato altri pezzi del velivolo dopo che i militari avevano ripulito la zona. In seguito fu avvicinato da alcuni militari che gli portarono via anche quei pezzi. Lui sostiene che non gli furono confiscati, ma l'ufficiale in questione gli disse chiaramente che se non li avesse consegnati, aveva l'autorità, o almeno così disse, di sequestrarli. A questo riguardo abbiamo raccolto le testimonianze di 250 persone. È mai possibile che tutte queste persone stiano mentendo o che tutti siano coinvolti in una sorta di beffa o di scherzo? E quale potrebbe essere stata la motivazione senza che nessuno ci abbia guadagnato del denaro o altro? E ancora, perché la moglie di uno degli uomini che portarono via da Roswell i corpi di quegli esseri, improvvisamente quando scoprimmo che suo marito era un pilota del 509° stormo bombardieri ed era coinvolto in questa faccenda, ci ha detto che non poteva e anzi che non voleva parlarne e ha appese il telefono, se non c'era nulla da nascondere. E cosa le disse a suo marito prima di morire? Queste testimonianze sono il nucleo dell'evidenza in nostro possesso. Il numero e la qualità dei documenti, le dichiarazioni sotto giuramento, le testimonianze in punto di morte, le due dozzine di richieste al Freedom of Information Act in appello alla libertà di informazione rispetto a questi fatti specifici. Tutto avvalora un quadro di prove chiare, definite e inattaccabili. Fra i primi a indagare sul caso Roswell e sul recupero dei rottami fu il fisico nucleare Stanton Friedman, del quale è in corso di pubblicazione un libro scritto con Don Berliner che fa ulteriormente luce sui fatti del 1947. Le prove che almeno uno, più probabilmente due oggetti volanti, furono trovati nella zona centrale del New Mexico, completi dei corpi degli alieni, sono molto più evidenti di qualsiasi prova contro qualsiasi criminale. Se ci si presentasse con queste prove davanti a un tribunale, non ci sarebbe alcun problema a convincere la giuria. In effetti non abbiamo tutti i dettagli, così come accade nei casi giudiziari. Ma certamente ne abbiamo a sufficienza per sostenere che uno, forse due dischi volanti si schiantarono al suolo. Che il governo degli Stati Uniti e le agenzie legate al governo degli Stati Uniti hanno raccolto i rottami e i resti degli extraterrestri e occultando accuratamente ogni prova, e forse giustamente, data l'epoca. È chiaro, il nocciolo della vicenda è che probabilmente ci troviamo di fronte al caso più significativo di questo secolo e forse dell'intero millennio. Qualcosa che ci dimostra che non siamo i soli abitanti dell'universo. Forse l'idea di essere osservati dall'esterno può risultare strana, lontana dalla realtà. Può mettere in subbuglio le credenze religiose, la politica, la tecnologia, la nostra stessa psicologia. È davvero un evento sconvolgente. L'incidente di Roswell e il recupero del velivolo sono stati virtualmente provati. Randall e Smith, Friedman e Berliner hanno raccolto centinaia di testimonianze, di giuramenti in punto di morte e di deposizioni in video. Tutto ciò può essere letto nei loro rispettivi libri. Le persone che hanno testimoniato qui sono equilibrate e leali. Ora spetta solo al governo dire la verità sulla catastrofe e sul ritrovamento di Roswell del 1947. Occupiamoci ora del professor Robert Lazar. Questo scienziato sostiene di aver lavorato nel deserto del Nevada a un progetto sui dischi volanti in una zona chiamata Site 4. Lazar sostiene che questo è il top secret più importante a livello di intelligence per gli USA. I had a casual meeting with Dr. Edward Teller. Ebbi un incontro del tutto casuale con il dottor Edward Teller quando lavoravo al laboratorio nazionale di Los Alamos, nel New Mexico. Mi raccomandò, da anni era uno dei massimi dirigenti per un lavoro nel deserto del New Mexico. Era in un posto chiamato S4, vicino alla base 51, dove hanno sede molti progetti governativi top secret. Edward Teller era il direttore del programma e credo che una persona consigliata da lui sia considerata molto affidabile. Erano i primi mesi del 1989 e io stavo già iniziando il mio inserimento nel progetto, anche se lentamente, dato che nel frattempo il governo stava svolgendo accurate indagini sul mio conto. Era qualcosa di diverso da tutto ciò per cui avevo lavorato fino ad allora. Da Los Alamos ebbi l'autorizzazione Q, fatto abbastanza strano, mi avevano detto che c'erano ben 38 livelli sopra al livello Q. A quel tempo ci voleva un ordine
l'ordine esecutivo per l'assunzione e l'ordine esecutivo fu firmato da Ronald Reagan. Sono stato nel programma solo per poco tempo, fino all'aprile del 1989, mi pare. Poi le nostre strade si divisero. È una lunga storia. Inizialmente, durante i colloqui, non fu mai dichiarato specificatamente «Hey Bob, lavoreremo sui dischi volanti o sugli scafi alieni recuperati da incidenti» o cose del genere. La mia qualifica era di assistente al senior staff. Ufficialmente dovevo lavorare sulle tecniche avanzate di propulsione. Certamente quando iniziai a lavorare, a leggere le istruzioni, mi resi conto di cosa fosse il progetto. Dovevamo studiare l'origine dei velivoli, la razza o il tipo di alieni che pilotavano lo scafo, quali erano il loro aspetto e la loro struttura fisica, in base ai rapporti delle autopsie, cose del genere. Vedendo il materiale, compresi che non si trattava di un comune progetto di ricerca. Stavamo facendo un'operazione di ingegneria inversa. Noi avevamo il mezzo, uno scafo alieno, e dovevamo capirne il funzionamento. Avevamo il prodotto finito e dovevamo scoprire la tecnica di manifattura, quali leggi di fisica lo governassero. Fu chiaro allora su che cosa stessimo lavorando. La cosa più strana era che mai una sola parola era stata detta esplicitamente sull'argomento. Vidi il velivolo, un grande disco, un disco volante, un tipico disco volante. Anche allora mi costrinsi a pensare, beh, questa ovviamente è una nuova creazione del governo, una sorta di oggetto volante sperimentale, forse un aereo da combattimento del futuro, il che spiega tutte le pazze voci sui dischi volanti. E noi dobbiamo provare questo apparecchio. Ma il momento davvero emozionante fu quando vidi l'interno del veicolo e notai che l'equipaggiamento e i sedili erano estremamente piccoli, costruiti per creature molto piccole o per bambini. Naturalmente i bambini non avrebbero avuto il permesso di entrare, ma questo accadeva prima che io capissi di cosa si trattava. Stiamo parlando di cose strane e di tecnologia che non esiste. Le ricerche da eseguire sul velivolo erano state suddivise minuziosamente. C'era un gruppo che si occupava esclusivamente dell'equipaggiamento per la navigazione, un altro che si occupava della metallurgia del velivolo e un altro ancora che lavorava sulla propulsione e sul sistema di spinta del veicolo, che era quello a cui lavorava il mio gruppo. Un sistema, cioè, di ricerca che permetteva di studiare e capire a fondo quello che avevamo davanti. Così, in breve tempo, poiché quello era il nostro unico compito, riuscimmo a tirare fuori un buon numero di informazioni sul funzionamento del veicolo. Naturalmente fu quasi impossibile verificare il mio impiego laggiù. Allo Salamos hanno negato che io vi abbia mai lavorato, così come fece Kirk Meyer, il sovrintendente degli impianti, il che è interessante. In seguito siamo riusciti a scovare un'agenda di telefono del laboratorio con il mio nome sopra. Certamente c'erano dei colleghi che erano pronti a testimoniare che io avevo lavorato a Los Alamos, ma in generale Los Alamos aveva tenuto tutto sotto silenzio, negando perfino che io abbia mai vissuto in città, pur essendo conosciuto da molte persone, colleghi, dirigenti e così via. Lazar finì sotto processo nel 1990. Anche il giudice confermò che lo scienziato sembrava essere un uomo senza un'identità. Qui c'è un fascicolo W2 che dimostra che Lazar ha lavorato per i servizi dell'intelligence navale degli Stati Uniti. E vedo ancora che il suo nome è presente in un'agenda del telefono del Laboratorio Nazionale di Los Alamos. È ovvio che sembra molto difficile avere informazioni sul signor Lazar da parte delle fonti governative. Enormemente difficile. Bob Lazar, il fisico che ha lavorato a progetti speciali in questa base, ha sentito il dovere di rivelare quello che ha visto. Sono molto attivi e hanno in loro possesso un velivolo alieno che viene analizzato per capirne i segreti. A quanto pare, gli alieni producono il loro campo gravitazionale. Così come la Terra tiene a freno tutta la materia, essi producono il loro campo, ma fuori fase e autorespingente. Gli effetti che questo può provocare, il modo in cui si realizza il fenomeno, ha qualcosa di assolutamente magico. È una materia che supera il nostro livello tecnologico.
La prima bomba fu sperimentata in New Mexico, ad Alamo Gordo, a circa 100 miglia a sud-ovest di Roswell. Era il 16 luglio 1945, un anticipo di 2 anni rispetto al primo rapporto ufficiale di avvistamento di un disco volante. Dopo la guerra, la ricerca sugli armamenti missilistici proseguì ad Alamo Gordo e in una regione vicina chiamata White Sands. Sembra il Sahara, ma non lo è. Sembra una distesa di sabbia, ma non lo è. Sono dune di gesso biancastro, un inganno della natura. Non lontano da qui c'è un altro posto che a prima vista inganna. È l'installazione missilistica top secret di White Sands. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti trasferirono più di 100 scienziati tedeschi a Fort Bliss, nei pressi di El Paso, Texas, a 2 ore di macchina da qui. Gli affidarono la progettazione di razzi. Il loro capo era Werner von Braun. Il 16 aprile 1946 gli americani lanciarono la loro prima versione di un razzo tedesco V2 proprio dall'impianto di White Sands. Altri razzi V2 furono sperimentati con successo il 13 giugno, il 10 ottobre e il 17 dicembre. Quest'ultimo raggiunse un'altitudine di 116 miglia. Intanto, a Roswell, New Mexico, l'unica forza di intervento nucleare al mondo era costantemente in stato d'allerta. Era il Bomb Group 509 dell'Army Air Force statunitense, che disponeva di un arsenale di 15 bombe atomiche. In questa mappa si possono notare 3 aree disposte a triangolo. In basso a sinistra, la rampa lanciamissili. In basso a destra, l'aeroporto militare di Roswell, quartier generale del 509° e dell'arsenale nucleare. In alto al centro, il luogo del misterioso incidente avvenuto il 2 luglio 1947. E allora, che cosa precipitò qui? Un aereo di ricognizione nemico? Un U-2 sperimentato male dai sovietici? Queste ipotesi si dimostrarono subito infondate. Infatti, l'aeronautica militare e il Pentagono si affrettarono a imbastire una storia di copertura. Oggi ne abbiamo la certezza. La versione ufficiale dei fatti fu contraffatta. In questa regione così vasta, sulle alture desertiche di Lincoln County, il cielo e la terra formano un'unica sconfinata distesa. Spazzata dal vento, è un pascolo perfetto per gli armenti. E il tempo passa, paziente e immutabile, come gli occhi di un vecchio indiano. Qui viveva e lavorava da sempre un allevatore. Il suo nome era Mac Brazel. Il mattino del 3 luglio, Brazel rinvenne dei misteriosi rottami, sparsi su una superficie larga poco meno di un paio di chilometri. Erano ovunque. Spuntavano sulla sabbia bagnata e dalle buche piene d'acqua piovana. La notte precedente un violentissimo temporale aveva investito il deserto e Mac Brazel ricordava di aver udito un tuono più forte di tutti gli altri, troppo forte per essere un tuono. Nell'osservare i rottami disseminati tutto intorno, Brazel si chiedeva: sarà stato un tuono o è stata un'esplosione? C'erano frammenti di metallo, o meglio lamine metalliche, e altro materiale piuttosto leggero, simile a balsa, e ancora strane fibre o filamenti, e sottili barre sulle quali erano incisi simboli che gli ricordavano certe iscrizioni su argilla dei Pelle Rossa, i cosiddetti disegni petroglifici. In seguito altri testimoni li avrebbero descritti come assai simili a geroglifici egiziani. Comunque, Mac quel giorno non poté condurre le sue pecore attraverso quello che da ora in poi chiameremo il campo dei rottami per raggiungere una fonte a più di un miglio di distanza. Gli animali ci giravano attorno. Brazel raccolse alcuni pezzi e li fece vedere ai suoi vicini Floyd e Loretta Proctor. C'era un cerchio più grande di un campo di football. Enorme e tutto bruciato. Il maggiore, l'allevatore e l'agente dei servizi segreti trascorsero la notte nel rifugio al pascolo. Durante la serata il maggiore Marcel tornò qui al recinto del bestiame e portò con sé un contatore Geiger per rilevare il grado di radioattività nel rottame che Brazel aveva conservato. Non era radioattivo. Il giorno seguente, 7 luglio, stiparono i rottami per quanto si poteva nella Buick del maggiore e nella Jeep dell'esercito. All'imbrunire si diressero verso Roswell. Nel pomeriggio dell'8 luglio, Mac Brazel sorvolò l'area dell'incidente a bordo di un aereo militare per collaborare alla ricerca di sopravvissuti o di cadaveri.
In precedenza Kevin Randall aveva già ricostruito la rotta di quel volo. Stavolta c'era a bordo una nostra telecamera. Il volo di ricognizione dell'8 luglio faceva parte di uno schema di ricerca del Bomb Group 509 per individuare ulteriori residui della nave. Infatti, i frammenti dello scafo potevano essere stati scagliati oltre il campo dei rottami. McBrazel era a bordo dell'aereo, conosceva molto bene i punti di riferimento e nel caso altre parti dello scafo fossero state localizzate, Brazel avrebbe potuto indirizzarli prontamente verso il luogo dell'incidente. L'oggetto aveva sfiorato il campo dei rottami oltre quel costone e stava riprendendo un po' di quota. Kevin non ha dubbi. Lo scafo volò ancora per alcuni secondi dopo l'esplosione. Percorse circa 3 miglia e quindi precipitò alla base del costone roccioso che potete vedere focalizzato. Questo, secondo Kevin Randall, è il punto di impatto. Per ironia della sorte, i primi a raggiungerlo furono dei civili. Le descrizioni di un secondo punto d'impatto furono fornite da 3 testimoni diversi, un ingegnere civile, un archeologo e un militare, tutti testimoni oculari. Probabilmente il posto fu individuato anche durante la ricognizione aerea con McBrazel. Secondo le testimonianze, praticamente identiche, un velivolo di forma circolare si era schiantato in un atterraggio di fortuna. Accanto al disco, distesi sul terreno, c'erano diversi corpi di piccoli umanoidi, alti forse meno di 1 metro, molto esili e con teste molto grandi per gli standard umani. Ecco per Randall e Schmidt lo scenario quanto mai verosimile di quanto accadde la notte del 2 luglio 1947. L'UFO avrebbe impattato con la Terra in 3 punti diversi: il campo dei rottami, il cerchio di sabbia vetrificata e questo posto dove si ritiene che il disco e i suoi occupanti furono rinvenuti. Sorpresa da una tempesta elettrica, la nave subisce un'avaria. Perde quota sino a sfiorare la Terra o persino atterrare per alcuni secondi. Il calore intenso dell'astronave liquefa la sabbia. L'oggetto è ancora in gravi difficoltà, ma riesce a proseguire per poche miglia, lasciandosi alle spalle il campo disseminato di rottami e, infine, un viaggio di anni luce nello spazio termina nel deserto del New Mexico. Per i membri dell'equipaggio, feriti e abbandonati a se stessi, la fine è inevitabile. L'8 luglio, dal momento in cui venne individuato il secondo punto di impatto, la sequenza degli avvenimenti si fece serrata. Appena raggiunto il luogo, i soldati scoprirono che un gruppo di civili li aveva preceduti e alla base i telefoni impazzirono. Il mondo fu scosso da un comunicato stampa ufficiale che annunciava che il 509esimo aveva recuperato un disco volante. Walter Holt risiede ancora a Roswell dall'epoca del suo congedo dall'Air Force. Il tenente Holt era il responsabile del servizio informazioni del 509esimo. Il testo del suo comunicato diceva: «Le voci riguardanti il disco volante sono diventate una realtà ieri, quando l'ufficio intelligence del Bomb Group 509 ha avuto la fortuna di impadronirsi di un disco». Sono convinto che sia io che il colonnello Blanchard fummo incastrati. L'unica ragione plausibile è che volessero occultare la storia e mantenere ogni informazione riservata. Martedì 8 luglio. Al mattino, il maggiore Marcel fece rapporto al comandante del Bomb Group 509, il colonnello William Blanchard. Il colonnello ordinò al capo della polizia militare di delimitare il campo dei rottami e di mettere sentinelle per impedire qualunque accesso all'area interessata. Quindi il colonnello Blanchard riferì al quartier generale della 8th Air Force a Fort Worth e ben presto il Pentagono spedì un aereo con un reparto speciale da Washington a Roswell. Nella stessa mattinata, verso le 11, il tenente Holt terminò il comunicato. Ne avrebbe consegnato copie ai 2 quotidiani e alle 2 stazioni radio di Roswell. Tutti gli organi di informazione sono collegati per telescrivente ad agenzie come l'Associated Press, la Reuters o la UPI. Al giorno d'oggi le notizie pervengono a Roswell Daily Record via computer. Ma anche allora, nel 1947, un dispaccio da Roswell poteva raggiungere il mondo intero in pochi minuti. Ed è esattamente quello che avvenne. L'8 luglio, a mezzogiorno, ogni linea telefonica per Roswell era intasata. Al 509esimo, lo stesso colonnello Blanchard non riusciva a prendere una linea esterna. Era impossibile. Per le 4 del pomeriggio, dopo aver collaborato alla ricerca del secondo punto di impatto, Mac era rientrato a Roswell.
Quello che seguì fu una classica gaffe dei militari. Mac Brazel riuscì a eludere la loro sorveglianza, ma Walt Whitmore, titolare della stazione radio KGFL di Roswell, lo aveva rintracciato. Sentiamo in merito il socio di Whitmore, Judd Roberts. Sì, lo aveva trovato e gli aveva suggerito di recarsi presso la sua abitazione sulla parte opposta della città. In sostanza avrebbe potuto fornire ulteriori informazioni che ritenevamo necessarie. All'epoca si disse che lo avevamo sequestrato e segregato, ma credo che una definizione più simpatica sia che gli offrimmo un posto dove trascorrere la notte, lontano da un sacco di gente che avrebbe posto troppe domande. Mentre le telefonate arrivavano da ovunque, da Londra a Hong Kong, il Roswell Daily Record uscì con un titolo incredibile in prima pagina. Il giornale basò la sua storia sul comunicato stampa del tenente Holt, ma oggi, dopo oltre 40 anni, sappiamo che i media sarebbero stati tagliati fuori dalla verità e serviti a dovere con un alibi. Ufficiali dell'esercito scovarono Mac Brazel e lo arrestarono. Dovette subire ore di intensi interrogatori e una visita medica quanto mai accurata. Poi, il 9 luglio, alla stazione radio KGFL, Walt Whitmore ricevette una telefonata molto speciale da Washington. Gli fu intimato di non trasmettere l'intervista con Mac Brazel. Ci fu consigliato che, se volevamo continuare a mantenere la nostra licenza, non dovevamo trasmettere l'intervista perché, se l'avessimo passata, avremmo avuto 24 ore per trovarci un altro lavoro al posto di quello radiofonico. I militari, a quel punto, perquisirono le redazioni delle stazioni radio e dei giornali di Roswell. Sequestrarono tutte le copie del comunicato stampa e qualunque altra cosa attinente. Poi, il 9 luglio, Mac Brazel, sotto scorta armata, si presentò alla stazione radio KGFL con una storia nuova di zecca e per nulla simile alla precedente riferita a Walt Whitmore. Per centinaia di anni, gli indiani del New Mexico avevano adorato il sole, creatore di vita, custode della volta del cielo. Era per saperne di più delle antiche tradizioni Pelle Rossa che un gruppo di archeologi si era avventurato nel deserto quella mattina dell'8 luglio 1947. Il fattore umano è importante. La gente non può tacere per sempre. Di quei pochi testimoni che riferirono quello che videro dove l'UFO si era schiantato nella piana di San Augustine, molti sono morti per cause naturali. Se ne è verificata l'identità una a una e si è capito che persone fra loro del tutto diverse resero testimonianze identiche. Un velivolo apparentemente non terrestre e delle creature che sembravano non essere nate su questo pianeta. Appena individuato il secondo punto di impatto, i militari accelerarono i tempi. Mac Brazel aveva fornito coordinate importanti per la manovra delle truppe di terra. Ma prima dei militari, un ingegnere civile che stava effettuando un sopralluogo si imbatté per caso nella scena. Si chiamava Grady Barnett, descritto da tutti come uno coi piedi per terra. L'amico più caro di Barnett era Vern Maltese. È stato lui a riferire lo straordinario racconto di Barnett e la descrizione dei corpi degli alieni. Mi disse, bene, ti sto per raccontare qualcosa che davvero non dovrei divulgare. E mi spiegò di come si trovò di fronte a quell'oggetto di forma circolare, praticamente spaccato in due. Lui uscì dal furgone e si avvicinò. E c'erano quattro esseri che giacevano sul terreno. Erano alti da 80 centimetri a un metro. Avevano indosso delle tute di color argento, sembravano molto aderenti e li ricoprivano completamente, ad eccezione della testa e delle mani. La forma del cranio di quegli esseri sembrava a pera ed era priva di capelli. Le mani si vedevano bene. Barney era arrivato lì da poco, aveva preceduto un gruppo di archeologi di alcuni minuti e poi sono apparsi quelli dell'esercito che hanno circondato la zona. Cominciarono a gridare contro tutta la gente presente, contro il signor Barnett e gli archeologi, a urlargli ordini che non avrebbero dovuto rendere nota la faccenda a nessuno e che quello che avevano visto dovevano cancellarlo dalla memoria per sempre. Barnett precisò di essersi trovato vicino ai corpi tanto da poterli quasi toccare, quando arrivò anche il gruppo di archeologi e di studenti. Se la storia è vera,
Allora si trattò di un insieme di testimoni altamente qualificati in grado di fornire prove concrete. In altre parole, prove inconfutabili. Ma vediamo cosa accadde. I militari agirono con decisione. Coprirono i corpi. Riunirono gli archeologi, gli studenti e l'ingegnere in un solo gruppo e li fecero girare in modo che non potessero più vedere. Era un problema di sicurezza nazionale. Se qualcuno avesse parlato, il governo lo avrebbe saputo e avrebbe provveduto a rintracciarli uno per uno. I soldati li scortarono lontano dalla scena, nell'oscurità. Grady Burnett raccontò dei cadaveri al suo capo, ma questi lo ridicolizzò adducendo fumose spiegazioni. Dopodiché Burnett tenne per sé tutti i dettagli, parlandone solo con i suoi familiari e il suo più caro amico Vern Maltese. Burnett morì nel 1969. Gli archeologi e gli studenti uscirono di scena, forse condotti a una grossa università nel nord-ovest. Per anni nessuno riuscì a rintracciarli. Infine, nel 1975, una donna ormai in fin di vita a causa di un cancro rilasciò una dichiarazione a un'infermiera dell'ospedale comunale di St. Petersburg, in Florida. Prestavo servizio nel reparto malati terminali. C'era una paziente e un giorno mi stavo apprestando a farle il bagno quando mi apparve insolitamente molto nervosa. Aveva paura, come se qualcosa la minacciasse. Mi chiese se potevo tirare la tenda per vedere se c'era un altro paziente nel letto vicino. E le dissi che non c'era nessuno. La cosa mi sorprese perché di solito era più tranquilla. In effetti spesso si limitava a ripetere un nome in particolare. A quel punto cominciò a dire che aveva bisogno di raccontare quella storia a qualcuno per forza. Disse proprio così. E me lo sono tenuto dentro per tanto tempo. E raccontò che molti anni prima le capitò di fare un'escursione con un gruppo di persone a raccogliere rocce. Disse, in verità non avrei dovuto essere lì, ma c'ero e avrei preferito non esserci. A un certo punto si trovarono di fronte a una collina. Salirono su in cima. E allora videro un grande e lucido oggetto e... decisero di avvicinarsi per vedere meglio. Quando furono sul posto, l'oggetto apparve nella sua interezza. Era circolare ed era adagiato sul terreno e la signora mi disse, per terra c'erano come delle coperte o qualcosa di simile. Allora uno degli uomini della spedizione si fece avanti e tirò via le coperte e sotto c'erano delle persone molto piccole. Non poteva credere ai suoi occhi, erano proprio creature piccolissime. Disse che avevano delle teste sproporzionate, enormi occhi ed erano ricoperte con del materiale brillante. Non ricordo se me ne precisò il colore, mi sembra fossero blu, ma non ne sono certa. Però disse che era molto splendente e quasi fluido. A quel punto la signora cominciò a smaniare e mi disse «Non azzardarti a dirlo a nessuno» e ripeté decisamente, assolutamente a nessuno. Guardava con gli occhi sbarrati tutto intorno alla stanza, come in crisi paranoica, e disse «Possono trovarti sempre». Io le chiesi «Chi è che può sempre trovarti?» E lei «È il governo sa come trovarti». Mac Brazel fu visto a Roswell un paio di giorni dopo e le voci si fecero più insistenti. La gente era dell'idea che il Pentagono stesse perdendo il controllo. Intanto il generale Roger Ramey portava avanti il suo gioco. Contrariamente a quanto si potesse pensare, tutto faceva parte di una ben orchestrata operazione di controinformazione. Ramey comandava l'ottava Air Force di stanza a Fort Worth, in Texas, quartier generale da cui dipendeva il 509. Prima ancora che gli uomini del 509 cominciassero a raccogliere i rottami e cercare i corpi, il quartier generale era in linea diretta con il Pentagono. Nel mattino dell'8 luglio fu organizzato il volo con un team di forze speciali da Washington all'aeroporto di Roswell. Il generale e il Pentagono erano sul punto di coprire tutto. Per costruire un alibi convincente, il generale Ramey ordinò al colonnello Blanchard, comandante del 509, di inviare l'agente speciale maggiore Marcel a Fort Worth. Marcel portò nella stanza del generale alcuni frammenti dei rottami chiusi in una piccola scatola che lasciò sulla scrivania del generale.
Remy gli disse di seguirlo in un'altra stanza per consultare insieme una mappa. Rientrati nella stanza di Remy, la scatola era sparita. Al suo posto c'era un pallone sonda piuttosto danneggiato. Fu allora che Remy convocò i giornalisti. È stato solo un errore, esordì il generale, da parte di Marcel e del Bomb Group 509, e aggiunse, piuttosto, questo è un nuovo tipo di pallone. Così a metà pomeriggio il caso era chiuso, ma come sappiamo parte dei rottami era stata consegnata al generale nella stessa mattinata. E allora come mai, se si trattava solo di un pallone meteorologico, non lo aveva detto subito? Per disinnescare la bomba e tranquillizzare il Pentagono. Il dottor Jesse Marcel aveva 11 anni quando suo padre, il maggiore Marcel, arrivò una notte a casa con la macchina carica di strani oggetti. Il dottor Marcel vive a Helena, in Montana. Il papà svegliò lui e la mamma verso le 2 del mattino e mostrò loro le cose che aveva trovato. Non avevo mai visto nulla del genere. Ciò che mi colpì maggiormente di quei materiali furono le incisioni su alcune parti dei rottami. Erano come barre o raggi sulla cui struttura era impressa una specie di scrittura. Pensai che assomigliavano a geroglifici, ma non lo erano davvero. Sembrava invece una scrittura a forme geometriche e simboli, specialmente lungo la superficie di ogni barra. La tinta, o meglio la gradazione di colore, appariva porpora, sembrava impressa a sbalzo nel metallo stesso. Per me questo resta l'elemento più peculiare di quei rottami. So per certo che non si trattava di un pallone meteorologico o di un bersaglio radar, come dichiarato dall'Air Force, perché pur essendo un ragazzino, ero già in grado di distinguere i palloni da quello che avevo davanti. Infatti usarono il pallone come depistaggio rispetto alla straordinaria natura dei rottami e compresi che sotto c'era qualcosa più che fuori dal comune. La mia conclusione fu che era roba che veniva da un altro mondo. Nel maggio del 1990 il dottor Marcel ha accettato di sottoporsi a ipnosi. Don Schmidt e i suoi colleghi volevano scavare ulteriormente nella mente del dottore per cercare di ridisegnare i simboli indecifrabili presenti su quelle barre che sembravano raggi strutturali. Un cerchio come? Apposto su un quadrato. Sovraimpresso in un quadrato. Sovraimpresso in un quadrato. Il quadrato è all'interno del cerchio o fuori dal cerchio? Dentro. Qui, sul campo dei rottami, mentre il generale stava rendendo nota la storia del suo pallone meteorologico, gruppi di tecnici erano ancora al lavoro con macchine pesanti. Immaginate. Blocchi stradali, armi automatiche e almeno 60 uomini su autocarri, tutti per recuperare un pallone come questo. Palloni meteorologici che più volte erano stati recuperati anche da civili. Erano abbastanza piccoli per entrare nel bagagliaio di un'auto, incluso il nuovo modello cui aveva fatto riferimento il generale. In effetti, Mac Brazel disse di conoscere quei palloni perché alcuni erano caduti nel suo ranch. Nonostante le pressioni dei militari, Mac avrebbe sempre ribadito che i rottami disseminati su quel pezzo di terra che le pecore evitavano erano del tutto differenti. E ovviamente i palloni meteorologici non hanno passeggeri, neppure così piccoli come quelli trovati presumibilmente nel secondo punto d'impatto. Ora, tornando alle voci che circolavano a Roswell, se erano stati rinvenuti degli esseri, è vero che uno di loro era ancora vivo? Nel corso di 2 anni di investigazioni, Schmidt e Randall hanno intervistato più di 250 testimoni collegati all'incidente di Roswell. Hanno escluso i sentito dire e gli informatori sospetti, quelli inclini ad esagerare o abbellire i loro racconti con notizie non di prima mano. Per questo documentario inchiesta abbiamo registrato interviste con più di 2 dozzine di persone, tutte vagliate e tutte verificate. Molte non si conoscevano fra loro e comunque, invariabilmente, le loro storie coincidevano. Ogni tassello del puzzle è andato a posto e non è emersa alcuna possibile collusione. Jack Rodin è cresciuto e vive ancora a Roswell. Nel 1947 suo padre, fotografo professionista, fu tra quanti si occuparono della storia. Jack ricorda 3 sue misteriose parole. 1 o 2 giorni dopo venne resa nota la storia del pallone. Io cercai di capire cosa realmente stesse accadendo
e cosa era successo. E mio padre pronunciò tre parole. Lo hanno ucciso. Aveva la capacità, quando voleva, di essere lapidario e le parole il più delle volte potevano avere più di un'interpretazione. Gli chiesi, cosa vuoi dire con lo hanno ucciso? Hanno tacitato la storia? Ma non cambiò una virgola e ripeté, lo hanno ucciso. Allora domandai, hanno ucciso qualcuno? E lui di nuovo, lo hanno ucciso. Non potevo insistere di più. Così non lo feci, ma certo è una cosa che non ho dimenticato. Frankie Rowe cercò di non ricordare. La minacciarono di separarla dalla sua famiglia e di chiuderla in prigione e fu costretta a nascondere il ricordo dell'incidente negli oscuri recessi della sua mente. Ma alcuni anni dopo, quando parti della storia divennero di pubblico dominio, i ricordi della signora Rowe tornarono a galla, ricordi e rabbia. Crede fermamente che il pubblico americano abbia il diritto di conoscere tutto, l'intera storia, anche i frammenti più minuti, come i pezzi di metallo che lei vide e toccò con mano. Tirò fuori la mano dalla tasca e in pugno teneva qualcosa, un pezzo di materiale appallottolato. Lo fece cadere sul tavolo e si sparse come fosse liquido o mercurio, senza alcuna piega o grinza. Ricordo che lo toccammo tutti prendendolo da terra. Potevi piegarlo, ma non si increspava e non faceva rumore. Era molto sottile e di un argento molto, molto brillante. Era largo una trentina di centimetri e non ho la minima idea di dove sia finito. Sono passati più di 40 anni dal disastro. Il governo è ancorato alla versione ufficiale. I militari oppongono il solito ostruzionismo. Tuttavia, in anni più recenti, si è aperta qualche crepa nel muro di segretezza. Infatti, il maggiore Marcel avrebbe ripetuto al figlio che certamente non si trattava di un pallone meteorologico. E all'improvviso, in un supermercato, un ufficiale dell'Air Force in pensione avrebbe rivelato alla moglie un suo stupefacente segreto. Ma addentriamoci prima nella storia di Brownie. Melvin E. Brown era sergente con il 509° in New Mexico all'epoca dell'incidente. In seguito fu trasferito in Inghilterra. Brown sposò una donna inglese e, dopo aver lasciato il servizio, si stabilì con la famiglia alla periferia di Londra. Nel corso degli anni, in diverse occasioni, raccontò alle sue figlie piccoli pezzi di una strana storia. Ma sul letto di morte, nel 1982, Brown rivelò il resto e parlò di un numero di conto corrente segreto. Le ricerche di questo conto furono infruttuose. Non esisteva un conto patrimoniale particolare, né un conto a lui intestato. Ma a tutt'oggi la famiglia continua a chiedersi se quel denaro è custodito per loro da qualche parte. Ed ecco quello che raccontò Brownie alla figlia. Mentre lo raccontava sembrava quasi che se ne stesse già pentendo. Furono presi tutti gli uomini disponibili, riferisco le sue parole per come le ricordo, e furono caricati e spediti nel deserto dove un disco volante era precipitato, per montare la guardia, tutti sul posto. Gli fu detto di guardare, ma di non vedere e di non prendere nulla. Ma lui e un suo compagno invece videro, perché alzarono le coperte che ricoprivano gli autocarri. Non so bene, forse intendeva dei tendalini. Alzò la coperta, anzi, sia lui che l'amico sollevarono la coperta e videro due corpi. Secondo mia sorella, papà disse che erano tre, ma io non sono d'accordo. Comunque, videro quei corpi che non superavano un metro di altezza, forse meno, con teste molto grandi, occhi obliqui, pelle giallastra. Lontano da Londra, nella contea di Lincoln, New Mexico, ci siamo messi alla ricerca di un altro testimone molto reticente, che ha una sua storia ancora più singolare. Gli abbiamo promesso di non fornire il suo domicilio. Si chiama Glenn Dennis. Nel 1947 Dennis era un imprenditore di pompe funebri, direttore della Ballard Funeral Home a Roswell. Qui a Roswell, nel pomeriggio dell'8 luglio, il telefono dell'agenzia funebre cominciò a squillare. Era l'ospedale della base aerea. Chiedevano indicazioni per la conservazione di cadaveri e quali componenti chimici andassero usati su tessuti organici. Una gelateria ricevette un'ordinazione per una grossa quantità di ghiaccio secco. Dopo 4 o 5 chiamate, Dennis cominciò a pensare a un incidente aereo presso la base.
Quello fu l'inizio della più stupefacente fra le storie connesse al crash di Roswell. Questo è il signor Glenn Dennis. Come abbiamo detto, nel 1947 era il manager dell'impresa funebre. Le telefonate dall'ospedale militare innescarono una catena di eventi che avrebbero portato Dennis a subire minacce alla propria vita e alla morte di una sua amica. Torniamo al pomeriggio dell'8 luglio. All'ennesima chiamata, nel giro di 30-40 minuti, mi sentii chiedere cosa si doveva fare per la preparazione di alcuni corpi che erano stati a lungo esposti agli elementi, insomma corpi ormai quasi decomposti, e come dovevano essere trattati corpi bruciati o gravemente deteriorati. La domanda successiva fu come si dovesse procedere al fine di preservare gli elementi chimici e organici di quei corpi, cioè intervenire senza distruggere il sangue e qualunque organo di importanza rilevante, anche in funzione di un possibile trasporto. Insistevano sul processo chimico da utilizzare, se avrebbe modificato la struttura ematica dei corpi, eccetera. A quel punto era chiaro che era successo qualcosa di importante. Forse non sapevano bene come amministrare o rendere nota la faccenda, oppure tra le vittime c'era un grosso personaggio, oppure, comunque, non ne avevo la più pallida idea. Gli dissi che ero pronto a recarmi alla base per aiutarli, ma tagliarono corto dicendo che per il momento non era il caso e che volevano solo essere informati sulla procedura corretta da seguire. Domande su prodotti chimici, tessuti organici e tecniche di conservazione del sangue e dei fluidi. Domande davvero molto strane. Se i dottori al momento delle telefonate stavano esaminando i resti, ne consegue che già dall'8 luglio i corpi erano stati rimossi dal luogo dell'incidente e trasportati all'ospedale della base. Questo costituisce un elemento che coincide con la testimonianza del sergente Brown. Ma c'è di più. La storia raccontata da Glenn Dennis corrobora la testimonianza fornita dalla signora Frankie Rowe. Uno degli esseri, quello che era sopravvissuto, ecco, me lo raccontò in seguito. Era stato trasportato all'ospedale della base. La moglie di un nostro comune amico, che lavorava lì in quel momento, mi disse che il marito vide uno degli esseri camminare. Più tardi, nel pomeriggio, Glenn Dennis trasportò all'ospedale militare un aviere che si era ferito leggermente in un incidente d'auto. Prima di entrare al pronto soccorso, Dennis passò davanti ad un'autoambulanza militare su cui c'erano dei rottami. Ciò che mi colpì maggiormente furono le iscrizioni sul bordo di uno di quei pezzi, per circa 3 pollici di lunghezza. Ed era come se le scritte seguissero il contorno del rottame. In quel momento fu solo un'impressione, ma poi cominciai a pensarci su, a cosa potesse somigliare quella roba, e in effetti mi sembrò simile a delle figure egiziane. Aggiungiamo un altro tassello al nostro mosaico. Sembra dunque che i dottori fossero impegnati negli esami autoptici proprio nel momento in cui Dennis entrò nel pronto soccorso. Li stava assistendo un'infermiera, che Dennis descrive come una sua cara amica. Conoscevo molto bene una delle infermiere, aveva il grado di tenente. Bene, quel giorno era molto nervosa e appena mi vide mi urlò: «Come sei entrato? Che ci fai qui?» E ancora: «Vattene immediatamente, altrimenti ti puoi cacciare in un sacco di guai». L'infermiera andò in un'altra stanza, quella dove stavano effettuando le analisi sui corpi. Di lì a breve Dennis avrebbe avuto grossi problemi. Fu a causa di una sua battuta, detta ad un ufficiale che lo aveva fermato all'uscita. Gli dissi: «Sembra che abbiate avuto un disastro aereo. Ho visto alcuni rottami sulle ambulanze». E fu così che mi infilai in un vicolo cieco. Mi intimò di non muovermi. Poi andò verso la porta, fece segno a qualcuno e nello stesso istante spuntarono 2 guardie della polizia militare. L'ordine dell'ufficiale fu perentorio: «Prendete quest'uomo e portatelo fuori di qui immediatamente». E i 2 eseguirono. Mi stavano scortando verso l'entrata quando sentimmo un'altra voce imprecare: «Non ho ancora finito con quel figlio di puttana, riportatelo qui».
Dennis fu portato quasi di peso in una stanza dove c'erano due uomini mai visti prima, un sergente dell'esercito e un capitano con i capelli rossi. Fu un confronto molto violento, durante il quale, secondo Dennis, i due minacciarono di ucciderlo. Il capitano, quello con i capelli rossi, mi disse: non c'è stato nessun disastro, tu non hai visto nulla. Adesso tu non vai più in città e non racconterai a nessuno di aver visto qualcosa o comunque nulla. E aggiunse: se invece lo fai, vai incontro a guai veramente seri. Bene, a quel punto ero un po' agitato perché non mi era piaciuto come mi aveva apostrofato all'inizio della conversazione e glielo feci presente, sottolineando che ero un civile, che non mi poteva fare proprio nulla e che lui, per quanto mi riguardava, poteva andare all'inferno. Il sergente di colore mi disse: qualcuno raccoglierà le sue ossa dalla sabbia. Il capitano dell'aeronautica O.W. Henderson tenne la bocca chiusa per lungo tempo, sino a quando venne a sapere che altri avevano rotto il silenzio. Ormai era in pensione e viveva in California. Per anni erano circolate voci a proposito di uno dei piloti di stanza Roswell che avrebbe visto i corpi degli alieni. Ma le voci si concretizzarono solo nel 1982, quando Pappy Henderson finalmente si confidò con sua moglie, dicendole: morivo dalla voglia di dirtelo, ma non potevo. Ci trovavamo in un negozio di alimentari a San Diego, dove vivevamo da diversi anni. Sul banco della cassa c'era esposto un giornale, credo che fosse il Globe, che raccontava tutta la storia. In effetti quel giornale l'ho conservato. Insomma, mio marito diede uno sguardo e disse: avrei voluto parlartene per anni. Beh, immagino che se queste cose ora sono sui giornali significa che non è più top secret. Poi comprò i quotidiani e ci avviamo verso la macchina. A quel punto mi disse di leggere l'articolo. Io finii di leggere e lui riprese a dire: è una storia vera. Anzi, non solo ne ero a conoscenza, ma sono io il pilota che trasportò il disco precipitato sino a Dayton, Ohio. Ero esterrefatta. Se quelle cose non fossero uscite dalla bocca di Papi, probabilmente non ci avrei creduto. E lui era così. In vita sua Papi era sempre stato fiducioso e sincero e leale. Così gli credetti, ma, come sapete, a quell'epoca se uno diceva che aveva visto una nave spaziale o un disco volante ti davano dello svitato. Pertanto non approfondimmo l'argomento, ma ricordo che anni addietro, a volte, era capitato che gli chiedessero cosa pensava dei dischi volanti. Ebbene, rispondeva: qualcosa di vero c'è. Forse non riusciremo mai ad identificare e convalidare tutte le testimonianze. Rivediamo quelle raccolte sin qui. Ecco le persone che hanno dichiarato di aver visto i corpi di creature umanoidi morte nel crash di Roswell. Un pilota militare, un ingegnere civile, un'archeologa e un sergente che sbirciò dentro un autocarro. Due dei nostri testimoni più significativi resero dichiarazioni in punto di morte. Una donna allo stremo della malattia raccontò la sua storia ad un'infermiera in Florida e negli ultimi quattro giorni della sua vita il sergente Melvin Brown parlò del disastro e continuò a ripetere che i corpi erano veri e che il pallone era una menzogna. Sentiamo sua figlia, Beverly Bean. Che cosa può aver fatto mio padre, in nome del cielo, per essere così preoccupato? E lo era davvero, mentre stava morendo. Voglio dire, continuava a parlare di quel posto nel dormiveglia e scuoteva la testa. Faceva segno di no mentre dormiva. Era spaventato, qualunque cosa fosse lo terrorizzava. È questo che mi manda in collera, che mi amareggia. Il solo pensare che, va bene, non so, di UFO e cadaveri di alieni. Io non so qual è la verità, so solo che mio padre disse così. Ecco tutto, non avrebbe potuto mentire. Nell'inchiesta sul crash di Roswell abbiamo localizzato un testimone che vide una luce molto intensa solcare il cielo e precipitare sulla terra la notte del 2 luglio 1947. Si chiama William Woody. Il signor Woody vive ancora nella stessa piccola fattoria fuori Roswell. Era appena un ragazzino quando una sera in compagnia del padre vide una luce splendente che volava lentamente a nord-ovest verso il deserto. Mio padre guardò in alto e disse: oh mio Dio, cos'è quella luce così brillante? Allora puntai anch'io gli occhi in su e sulle prime mi sembrò una stella cadente. Guardammo meglio e ci accorgemmo che era molto più grande e più vicina di una stella cadente. Aveva dimensioni maggiori
Era come un grande flusso di luce bianca con una specie di coda rossastra. Alcuni giorni dopo, il padre di Woody andò nel deserto a cercare il posto dove avevano visto cadere la luce. Woody era con lui. Trovarono le strade bloccate dalle guardie militari. No, avevano chiuso tutte le strade secondarie, che peraltro all'epoca erano poche e prive di accessi. Mentre oggi, in effetti, sono molte di più. Comunque, quelle che consentivano di arrivare alla zona erano state accuratamente interrotte, in maniera tale che non ci si poteva dirigere a nord, prendendo la strada sulla sinistra. In pieno deserto, sui due punti di impatto, reparti di soldati stavano provvedendo alla raccolta di tutti i rottami e al loro trasporto mediante autocarri. Un'operazione davvero molto complessa per essere il recupero di un pallone sonda. Sembra piuttosto strano che un cargo di 9 aeroplani e svariati contenitori marcati Top Secret servisse a trasportare ciò che restava di un pallone meteorologico. Uno dei voli, quello del 6 luglio, trasferì i rottami da Roswell al quartier generale della 8th Air Force e infine a Washington D.C. E quello dell'8 luglio andò da Roswell a Wright Field, nei pressi di Dayton, Ohio, cioè la base aerea oggi denominata Wright-Patterson. In quello stesso giorno un aeroplano arrivò a Roswell da Washington e l'equipaggio prese in consegna uno scatolone sigillato contenente dei rottami. E sempre l'8 luglio un altro volo partì da Roswell per Fort Worth. Il giorno dopo, mentre si teneva la conferenza stampa del generale Ramey, i voli speciali continuarono. Il 9 luglio ci furono 3 missioni verso Los Alamos e di nuovo una da Roswell a Fort Worth. Il 10 luglio un volo lasciò Wright Field, Ohio, per una destinazione ignota. I rottami lasciarono Roswell alla stessa velocità con cui li si poteva raccogliere e portare alla base. Ma i cadaveri? Cosa accadde ai cadaveri? Una volta recuperati dal luogo dell'incidente, i corpi furono trasportati all'ospedale della base di Roswell. Il patologo, il dottor Johnson, che eseguì la prima analisi sui resti, compilò un rapporto d'autopsia preliminare che poi svanì nel nulla. E questo ha ragione, perché l'intero fascicolo venne inviato a Washington. Cioè, da Roswell non è mai emerso neppure un documento. Dopo la morte del dottor Johnson, il suo curriculum professionale fu attentamente verificato e Don e Kevin fecero una sconcertante scoperta. I dati sul suo stato di servizio come medico militare, quasi tutta la sua carriera, erano scomparsi. Secondo l'albo dell'Ordine statunitense dei medici, il dottor Johnson completò la sua specializzazione in medicina interna nel 1946 e per quanto la sua presenza a Roswell sia provata già dal 1947, il suo nome non è negli archivi. Nel 1948 egli risulta esercitare come patologo a Galveston. Nel 1949 avrebbe esercitato privatamente presso numerosi ospedali in vari stati, ma ogni istituto da noi contattato non ha mai confermato di aver avuto un dottor Johnson nello staff. Se un'autopsia fu eseguita su uno o più cadaveri, nessuno è mai riuscito a trovarne il referto, neppure appellandosi al Freedom of Information Act. Tuttavia, questo signore afferma di aver parlato con il dottore che sezionò i cadaveri degli alieni. E il medico al quale si riferiva aveva informazioni riguardanti l'anatomia dell'alieno. L'alieno morto che era stato recuperato da un disco precipitato. È Leonard Stringfield, ex direttore marketing di una grossa industria chimica. Stringfield si è impegnato per più di 20 anni in campo ufologico ed è considerato il massimo specialista in materia di crash and retrieval, ovvero caduta e recupero di UFO. La testa è grande, molto grande rispetto alle proporzioni umane. Non ci sono capelli, né follicoli, né lobi auricolari. Non hanno un naso come il nostro e la bocca è solo una fessura o un orifizio che si estende per un paio di centimetri. Una specie di membrana che non conduce ad alcun apparato digerente o sistema alimentare. Non risultavano globuli rossi, né linfociti, né fibre muscolari. C'era una sorta di organo cardiaco, che diciamo funziona da pompa per la circolazione di un liquido incolore, che dovrebbe essere sangue. Dopo il crash di Roswell, dozzine di persone dell'apparato militare furono costrette a giurare che in qualunque circostanza non avrebbero mai parlato dell'incidente.
Resoconti emersi solo adesso, più di 40 anni dopo, indicano che i sistemi per assicurarsi tale segretezza furono applicati senza scrupoli. Il che ci riporta alla testimone di cui abbiamo parlato solo alcuni minuti fa, l'infermiera dell'esercito amica di Glenn Dennis. Era molto giovane. Aveva preso servizio solo da 3 mesi, come tenente in seconda. Era profondamente religiosa, nata ed educata in una famiglia cattolica osservante. Aveva frequentato solo scuole cattoliche private, sia medie che superiori, e i suoi genitori avrebbero voluto che si facesse suora, ma lei... Su richiesta del signor Dennis, non useremo il vero nome della ragazza, la chiameremo Judy. Una ragazza sensibile e priva di malizia. Ciò che vide in una sala dell'ospedale quell'8 luglio 1947 la sconvolse sino al limite del crollo isterico. Mi disse, non riesco a credere ai miei occhi, è la cosa più orribile che abbia mai visto. Doveva andare alla sala autoptica dall'altra parte dell'ingresso per prendere degli strumenti. Entrò, avvertì immediatamente un fetore tremendo. C'erano 2 dottori che le dissero, abbiamo bisogno di lei, proprio mentre tentava di riguadagnare la porta. Lei resti qui, abbiamo bisogno di lei. E quello che stavano esaminando, mi disse, erano 3 corpi di esseri a noi estranei, 2 dei quali presentavano terribili mutilazioni. Secondo Glenn Dennis, durante l'esame dei resti degli umanoidi, Judy e i dottori vennero presi da conati di vomito a causa dell'odore insopportabile. Il giorno dopo la incontrò per pranzo al club degli ufficiali e Judy ancora non si sentiva bene, ma Glenn fu colpito soprattutto dal suo stato emotivo. Me ne accorsi subito. Era quasi sotto shock. Disse che era stato troppo orribile, troppo raccapricciante. Era profondamente scossa e si teneva la testa fra le mani e sembrava sul punto di avere un collasso. La preoccupazione di Dennis per Judy era seria. Avevano parlato di matrimonio, ma tutto sarebbe cambiato per sempre. Dennis non poteva immaginare cosa il destino aveva in serbo per lei quando Judy cominciò il suo racconto. La sera prima, per farmi capire, Judy aveva fatto un piccolo disegno di un braccio. Mi descrisse l'anatomia di quel braccio. Era diversa dalla nostra. La mano aveva solo 4 dita e mancava del pollice. Erano 4 dita molto sottili e fragili. Quando girarono il palmo di una delle mani, notarono che sulla punta delle dita c'erano come dei piccoli cuscinetti carnosi su tutte e 4 le dita. A loro sembravano delle escrescenze a ventosa, cioè con dei piccoli buchi all'infuori come succhiotti per l'allattamento. Il cranio di quegli individui era molto più grande della testa di esseri umani. Gli occhi erano molto incavati. Il naso era rientrante, non fuoriusciva per nulla, presentava solo 2 minuscole narici. Le orecchie non c'erano. Forse sui lati della testa c'era qualcosa di simile a un orifizio, ma con lobi estremamente piccoli che sembravano potersi aprire e chiudere. Comunque, come orecchie erano piccolissime. Nulla che ricordasse lontanamente un orecchio dell'anatomia umana. Senza neppure toccare il cibo, continuarono a parlare, ma per Judy e Glenn non c'era più tempo. Non mangiò nulla, proprio nulla, e non potei farlo neanche io. Riuscii solo a bere un po' di Coca-Cola, ma ero... Pensai, mio Dio, c'è qualcosa che non va e mi sentivo lo stomaco bloccato. Poi lei disse, devo tornare al mio alloggio in caserma, mi sento malissimo, e devo andare immediatamente in caserma. E quella fu l'ultima volta che l'ho vista. Era il metodo del bastone della carota, usato dai servizi e da chi è in comando. Minacce e denaro. Gli archeologi subirono intimidazioni, che il governo li avrebbe scovati ovunque e li avrebbe puniti se avessero parlato. Tant'è che non fiatò nessuno, con la possibile eccezione della malata terminale nell'ospedale in Florida. Per Mac Brazel, che di certo non conosceva il termine lavaggio del cervello coniato durante la guerra di Corea, quello fu il trattamento, giorno e notte praticamente recluso, interrogato, esaminato e costretto a dare un'altra versione. Ma c'è di più. Loretta Proctor ricorda che quando Mac tornò da Roswell guidava un furgone nuovo di zecca. Oh sì, credo proprio che tornò con un furgone pick-up. E infatti ce lo siamo sempre chiesto, se in fondo non abbia collaborato e si sia beccato una ricompensa.
Così, un allevatore che molti descrivevano povero in canna poteva permettersi un deposito frigorifero alla Scruses e una nuova casa. Quando presero Mac, lo portarono alla base e ce lo tennero per alcuni giorni. Poi tornò e non parlò della cosa a nessuno. Ci siamo sempre domandati se avesse ottenuto una ricompensa, perché pochi giorni dopo essere stato ad Alamogordo, aveva già messo su un impianto di container per la carne. Sinceramente non so quanto costasse allora allestirne uno. Erano svariate cabine e numerose unità di refrigerazione. Insomma, non so con precisione. Ma deve essergli costato molto più di quanto riusciva a guadagnare con il suo lavoro. Minacce, ricompense e incessante sorveglianza. Bill, il figlio di Mac Brazel, riuscì a mettere da parte la sua piccola collezione di rottami, ma solo finché non ne parlò in un bar di Corona. Il giorno dopo, ufficiali dell'esercito bussarono alla porta e gli confiscarono i pezzi, proprio tutti. Il sole a picco sull'aeroporto militare di Roswell ha protetto i molti segreti di questa base, a cominciare dal bombardiere che portò la distruzione atomica su Hiroshima, a lungo custodito negli hangar di Roswell. La sicurezza militare è un fatto vitale. Abbiamo constatato che oltre ai soldati, anche i vigili del fuoco lavorarono sui luoghi del disastro. Per qualcuno di loro ci fu la carota, per altri il bastone, come per il padre di Frankie Rowe, che rimase in silenzio ma pieno di indignazione per il resto della sua vita. Era letteralmente esasperato dal comportamento del governo, perché si poteva permettere di occultare la verità su qualcosa realmente accaduto. E lui sapeva, i suoi occhi avevano visto quegli esseri. Attraverso fonti militari abbiamo scoperto che più di una dozzina di agenti della polizia militare che piantonarono il luogo del disastro percepirono $10,000 a testa, una carota davvero enorme per il 1947. Il che ci porta dal deserto del New Mexico nuovamente a Londra e alla famiglia dello scomparso sergente Brown. Ricorderete che proprio in punto di morte Brownie parlò di un conto bancario speciale. La famiglia era tutta riunita, c'erano i miei due cognati, gli amici, e papà disse di avere un fondo patrimoniale in un posto chiamato Roswell, nel New Mexico, in cui c'era una grossa quantità di denaro e che aveva svolto un servizio ultrasegreto per lo zio Sam. Lo presero tutti in giro dicendo cose come «Brownie, che avrei fatto mai? Svaligiato una banca?» Ma lui cambiò faccia e si infuriò. «Non ho mai fatto nulla contro la mia patria». Voglio solo che troviate quei soldi, spettano a vostra madre. Ma il denaro non fu mai trovato. La moglie del sergente Brown, Ada, è convinta della sincerità del marito e ricorda come, anche negli ultimi giorni, la sua mente fosse assolutamente lucida. Melvin sapeva di dover morire. Aveva già salutato tutti. Aveva detto addio anche a me, ai bambini. Invece del denaro, il sergente Brown ricevette una placca e una generica lettera di encomio firmata dal presidente Reagan. Mio padre meritava qualcosa di più. Non riuscì a farmene una ragione. La menzione arrivò che papà era già morto da un anno. Sa cosa avrebbero dovuto dire? Siamo terribilmente spiacenti di aver fatto soffrire vostro padre. Almeno questo. E forse ci avrei messo una pietra su. Ecco cosa voglio, che quelli ammettano che sì, avvenne davvero e ci duole che suo padre abbia dovuto tenere il segreto per tutti quegli anni e che non sia morto in pace. Ci spiace che persino nel suo letto di morte non abbia avuto la possibilità di superare il dramma e la paura di non poter dire la verità su ciò che era successo in quel posto, in New Mexico. Ma chi davvero mi fa infuriare è uno come Philip Glass, che ne parla in televisione e dice che era un pallone sonda. Che cosa pensano, che mio padre era pazzo? La lettera alla casella postale militare che le avevo inviato ritornò indietro. Sulla busta c'era rispedire al mittente e in alto sulla destra c'era scritto in stampatello rosso deceduta. Verso la fine di luglio, il putiferio causato dal crash di Roswell andava scemando. I media in generale avevano bevuto la versione ufficiale. La gente stava dimenticando l'incidente. Non era altro che un pallone sonda. Ma davvero?
Ammesso non fosse un disco volante, poteva forse essere una meteorite. Un'ipotesi che il governo non aveva escluso, giacché avevano incaricato un esperto di indagare. Lo mandarono nella zona, a 5 miglia circa dal campo dei rottami, a controllare il cerchio in mezzo al pascolo, dove la sabbia era stata vetrificata. Il dottor Lincoln La Paz, dell'Università del New Mexico, era un'autorità mondiale in meteoriti e nel loro recupero. Aveva lavorato a dozzine di progetti top secret, incluso il Manhattan Project. Due mesi dopo l'incidente, La Paz fu interpellato in merito alla velocità e alla traiettoria di ciò che era precipitato da quelle parti. Non era stato informato del presunto recupero dei corpi. Le conclusioni della sua inchiesta furono che non si era trattato di un meteorite, bensì di un velivolo. In base al calore e alla velocità, il dottore era convinto che non si trattava di un oggetto proveniente dalla Terra. Doveva essere invece una sonda con equipaggio e di un altro pianeta. La parola chiave qui è convinto. Un anno dopo, infatti, il dottor La Paz non aveva cambiato idea, stando a quanto riferito dall'ex agente dei servizi, Louis Rickett, che lo incontrò nel settembre del 1948. Ammettendo che quello che fu recuperato era un pallone meteorologico, perché due mesi dopo il governo proseguiva le indagini? L'oggetto mostrato alla stampa dal generale era sì malconcio, ma pressoché intatto. Eppure i rottami erano disseminati per più di un chilometro nel bel mezzo del deserto. I rottami di che cosa? Come avrebbe potuto un veterano con l'esperienza del maggiore Jesse Marcel non riconoscere un pallone aerostatico? Tornato da Fort Worth, il maggiore Marcel si imbatté in un agente dei servizi che aveva redatto un rapporto su quanto era accaduto a Roswell. Marcel gliene chiese una copia, ma ottenne solo un rifiuto. Il rapporto infatti era classificato. Marcel, che era di grado più alto, insisté, ma l'agente rispose seccamente che se aveva qualche problema poteva rivolgersi a Washington. Un ultimo ma non meno importante interrogativo. Perché le minacce, la corruzione e i giuramenti per tenere segreto un pallone meteorologico è già mostrato ai fotografi? Hanno un vecchio adagio qui che dice: se somiglia a un'anitra e schiamazza, probabilmente è un'anitra. Non possiamo dirlo con certezza, ma quello che accadde a Roswell ha tutto l'aspetto di un cover-up, un insabbiamento. Se questo enigma nasconde delle risposte, a che prezzo è stato mantenuto il segreto? C'è il problema di almeno tre vite spezzate e in circostanze a dir poco inquietanti. Ora torniamo a Glenn Dennis e alla storia della sua amica, Judy, l'infermiera dell'esercito. Ricorderete che fu Judy a raccontare a Glenn di aver personalmente assistito due dottori nell'esame dei corpi di creature umanoidi all'ospedale. Secondo il signor Dennis, Judy descrisse i cadaveri dettagliatamente, anche con dei disegni. Dopo il pranzo con Glenn, Judy lasciò il club degli ufficiali e scomparve. La chiamai il giorno dopo. Volevo sapere come stava, come si sentiva. E ovviamente a quel punto ero molto incuriosito da quello che stava succedendo. E mi chiedevo se l'avrebbe sollevata un po' parlarne ancora. Però avevo la netta sensazione che poteva caderle qualcosa. Chiesi di lei e mi dissero che non era al lavoro e che non era disponibile. Chiamai nuovamente la mattina dopo, due, tre volte, e ancora non era disponibile. Alla fine, il terzo giorno, mi risposero che era stata trasferita. Non sapevano dove, ma non si trovava più presso la base aerea. Trasferita. Senza dire una parola, né un saluto e nessuna spiegazione. Judy era tenente in seconda, a Roswell da meno di 4 mesi, al suo primo incarico. Dennis continuò a fare domande per giorni e giorni, ma non ottenne alcuna risposta. All'incirca, dopo una decina di giorni, un paio di settimane, ricevetti una sua lettera, indirizzata all'agenzia funebre. Nella busta c'era solo un foglio che diceva: «Non posso scrivere, non ho tempo di scriverti adesso, ma ti lascio un numero di casella postale militare dove puoi mandarmi la posta. Tutto qui. Non c'era altro». È prassi per i militari usare questo tipo di caselle postali per non rivelare le destinazioni di uomini e donne in servizio. Ma attraverso amici di stanza alla base, Glenn venne rapidamente a sapere che quel numero inviato da Judy voleva dire che la lettera era partita dall'Inghilterra. Rispose immediatamente, poi attese.
Passarono circa 2 settimane. Beh, almeno 2, forse 3 settimane dopo. La lettera che le avevo inviato al numero di casella postale ritornò con impressa la scritta deceduta. Fu l'ultima notizia che ebbi di lei. Poi niente altro. Da quel giorno, ogni volta che mi dovetti recare alla base, diciamo ogni 2 o 3 settimane, ho sempre chiesto di lei. Sapete che fine ha fatto il tenente? Da un'infermiera seppi che girava voce che si trovasse in Inghilterra. Per la precisione, questo me lo aveva scritto nella sua lettera. Diceva infatti: «Sono a Londra». Oltre a questa conferma, l'infermiera aggiunse che era stata coinvolta in varie cose, manovre militari e addestramenti speciali, con altre 5 colleghe, e che nel corso di un'operazione erano precipitate con un aereo. Non si era salvato nessuno. In seguito, un altro testimone chiave della faccenda Roswell sarebbe rimasto vittima di un incidente aereo. Era il colonnello Payne Jennings, vicecomandante del Bomb Group 509. E infine rimangono misteriose le circostanze in cui perse la vita uno dei soldati che si ritiene lavorò in uno dei luoghi dell'UFO crash. Era un operatore ai mezzi pesanti, fu rinvenuto cadavere, schiacciato dal suo stesso veicolo, con i suoi occhiali intatti a una 30 metri di distanza. Il Roswell Crash.